Può dire come si chiama lei? Vincenzo Viciguerra, Nato? data Catania, il 3 gennaio 1949. 1949. 49. Allora, siamo tutti d'accordo che il signor Viciguerra, avendo reso dichiarazione sui fatti e di cui ci occupiamo, in relazione ai quali ci sono dei collegamenti probatori, viene sentito come imputato di reato connesso con le... collegato testimone. Allora, in questa veste lei ha comunque facoltà di non rispondere per ciò che riguarda eventuali fatti di reato da lei compiuti, da lei realizzati. Per tutto il resto, a ciò che riguarda terze persone, lei ha obbligo di deporre e di dire la verità, per cui la invito a leggere la dichiarazione del testimone. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ovviamente lei sa che c'è il suo difensore in aula che la può assistere in qualunque momento. È l'avvocato, ripete il nome. Certo, avvocato Lazzaro Zoratti del Foro di Bologna. Bene, d'accordo? Benissimo. Possiamo procedere. La parola al procuratore generale. Grazie, buongiorno, buongiorno. Ecco, la prima domanda che le faccio è se può ricostruire temporalmente le date in cui lei è stato in Italia, poi è andato in Spagna, poi è tornato in Italia e poi è andato in Sud America, perché poi le domande saranno fatte con riferimento a queste scansioni temporali nella sua vicenda. Dunque. Io sono stato in Spagna dall'aprile del 74 a settembre del 75. A settembre? 1975. Guardi pure la corte quando risponde, e casomai se Sì, vuole. guardi noi così perché dobbiamo sentire noi molto bene. Appunto, ecco, se Ecco, penso che c'è il distanziamento sociale, la potrei togliere questo, no? eh? Col distanziamento sociale la potrei togliere. Diciamo che siamo costretti a toglierla perché dobbiamo sentire. Più Va bene. importante è sentire in questo momento. Lei si è vaccinata? Sì, spero. No, No? no, Com'è possibile? non lo ritengo opportuno. Non ha? Ah, è Non lei lo che ha ritengo scelto di non necessario. farlo. Ah, vabbè. Vabbè. Dunque, Guardi pure la corte quando risponde. fino a settembre 75, poi sono andato, sono tornato in Italia, sono ritornato in Spagna a 15 giugno del 76, sono tornato in Italia il 15 gennaio del 77. Sono andato in Cile a giugno del 77, da lì in Argentina e poi sono tornato in Europa nel febbraio del 79 a Parigi e qualche mese dopo per l'Italia. Qua in Italia. Bene. Ecco, senta, signor Vinciguerra, lei, diciamo, si è assunto la responsabilità dei fatti di Peteano. Esatto. Esatto, ecco, se vuole riferire alla Corte, diciamo, brevemente quel fatto è conosciuto, però giusto per introdurre a quando risale In cosa consiste? Guardi, allora, l'attentato di Petriano risale al 31 maggio 1972. È stato fatto contro lo Stato. Contro lo Contro Stato. lo Stato, un atto di guerra contro lo Stato. E necessariamente contro lo Stato si deve colpire un'istituzione dello Stato, in questo caso l'Arma dei Carabinieri. Quindi in quell'attentato sono morti tre Per carabinieri e uno conto di rimasto chi? ferito. Per conto di chi l'ha fatto? L'ha No, l'ho fatto per conto mio. fatto per conto suo. Esatto. Ecco, Non lei ci in quel sono periodo. mandanti ed organizzatori in quell'attentato. È stato fatto all'insaputa di tutto l'ambiente dell'estrema destra. Tutto l'ambiente? Dell'estrema destra, sia veneta, sia italiana. Ecco, senta, questo avviene il 31 maggio 72, su questo lei si è assunto la sua responsabilità. Invece l'altro episodio per cui lei ha riportato condanna è quello del dirottamento di ronchi dei Il legionari. trattamento aereo di Ronchi dei Legionari, rivoltosi ottobre 1972, gli aveva due finalità. Uno era autofinanziamento e l'altro era far operare alle corde vocali Carlo Cicuttini, che aveva telefonato ai carabinieri il 31 maggio del 72. Andiamo poco.
Vinci Guerra, per favore, siccome non si sente bene, c'è anche un po' di rimbombo, bisognerebbe se lei cercasse di parlare a voce un po' più alta. Va bene, io cercherò, ma il tono di voce non è altissimo. No, guarda, la capisco molto bene perché ho il suo stesso problema, però per favore cerchi di essere comprensibile più vicino al microfono, un po' per la compagnia. Grazie. Allora, vuole ripetere la risposta perché non l'abbiamo capito? La risposta è che il trattamento aereo di Rocchi dei Regionali del 6 ottobre 1972 vinceva l'autofinanziamento del gruppo Dio. Qual è il suo gruppo? Gruppo di Udine. Persone che abitavano Udine, era un gruppo circoscritto alla città, non era un gruppo su scala regionale, diciamo su scala cittadina. Non ho capito. Persone che facevano parte del gruppo di Ordine Nuovo. E permettere, avere il finanziamento per consentire a Carlo Cicuttini di operare sulle corde vocali, perché era stato lui il 31 maggio del 72 a telefonare ai carabinieri per portarle sul luogo dell'attentato. Beh, ci ritorniamo. Dopo. Beh, però mi scusi, nel momento mi scusi, prego. Lei prima ha detto l'ho fatto io da solo, adesso mi sta dicendo c'è un complice, c'aveva un complice. No, guarda, io non parlo di complici, vabbè, capisco, però è meglio che chiariamo una cosa, che sia ben chiaro. Io ho detto che l'ho fatto da solo perché è evidente che l'ho fatto con persone che agivano insieme a me, due. Per il trattamento aereo ho usato anche più persone che però non sono conosciute dalla magistratura italiana. Capisce? Allora. Non ho complici. Senta, torniamo un attimo a Petriano. Petriano, lei lo ha fatto insieme a Cicuttini o no? Sì, chiaro. Prima Carlo Cicuttini e Vanno Boccaccio. Ecco, Cicuttini, se vuole riferire che cosa fece esattamente Cicuttini nell'ambito dell'attentato di Petriano. Cicuttini telefonò ai carabinieri per attirarli sul luogo dell'attentato. Esattamente, per indirizzare i carabinieri sul luogo dove c'era la macchina che poi esplose. Esatto, che poi esplose. Poi lei ha parlato di Ronchi dei Regionali dicendo che è un fatto motivato dall'esigenza di autofinanziamento e di aiutare anche ovvio, di avere anche il denaro per far operare le corde vocali Carlo Cicuttini. Esattamente. Perché c'era la necessità di fare operare Cicuttini? Perché c'era questa necessità? La necessità c'era per il fatto che lui aveva telefonato ai carabinieri senza camuffare la voce. Quindi era perfettamente riconoscibile. Ah, ci siamo, quindi aveva necessità di cambiare la voce sostanzialmente, di fare un'operazione alle corde vocali per evitare che si risalisse. Modificare. La voce. Benissimo, senta, lei in precedenza all'attentato di Petriano aveva fatto parte della struttura Ordine Nuovo? Guardi, io ero dal 68 reggente di Ordine Nuovo di Udine. Non ho capito? Ero il reggente di Ordine Nuovo di Udine. Di Udine. Ecco, senta, vuole riferire quando entrò in Ordine Nuovo e com'era strutturato Ordine Nuovo, brevemente per chi non conosce. Guardi, io sono entrato in Ordine Nuovo che avevo 16 anni. Come dice, non ho capito. Sono entrato in Ordine Nuovo che avevo 16 anni. Mi sono trovato un'organizzazione che sembrava facesse una politica diversa, più attiva, più dinamica di quella del Movimento Sociale Italiano, ma un'organizzazione esclusivamente politica. Questo è l'Ordine Nuovo che ho conosciuto io. Ecco, chi era a capo di Ordine Nuovo? Come era strutturato Ordine Nuovo? Beh, Ordine Nuovo, il capo era Pino Raut, sul piano nazionale. Nel Veneto era Carlo Maria Maggi. Chi era? Carlo Maria Maggi. Ecco, insieme a Pino Rauti c'era qualcun altro ai vertici della struttura di Ordine Nuovo? C'era Paolo Adriani, Giulio Maceratini, Rudilio Fermonte, Paolo Signorelli. E Paolo Signorelli, questi erano. A livello territoriale invece come era organizzato, come era strutturata? A livello territoriale, dovunque c'era un gruppo in ogni città, c'era Udine,
c'era Trieste, Venezia, Mestre, Padova, Verona, e tutto faceva comunque capo a Carlo Maria Maggi. Ecco, allora andiamo per ordine. Soprattutto nel nord-est c'erano delle strutture di ordine nuovo. Lei vuole riferire diciamo anche i nomi, ha fatto anche i nomi delle persone che erano inserite nelle singole città, se li ricorda? A Padova chi c'era? Guardi, a Trieste c'erano Franco Riame, Mario Portolan, Claudio Bressan. Sì? A Padova c'era un certo Verro che mi ricordo io, c'era Franco Freda, Aldo Trinco, a me c'era Trefo Zorzi, Martino Siciliano, questo era il professore che ho ricordato. Io ne ho colpiti solo alcuni. Allora, ha detto Franco Freda, Martino Siciliano, poi? No, c'era un certo Merlo, di cui non ricordo nemmeno il nome, ma ero un attivista così di base. Di questo? Di chi sta parlando? Sto parlando di questo Merlo che ho citato ora, ma ero già un attivista. Come si chiama Merlo? Non so chi sia. Era un giovane attivista, sì. Merlo. Questo è il nome. A Verona chi c'era? A Verona chi c'era? A Verona c'era Roberto Besutti. Senta, Elio Massagrande. Almeno io guardo le sue labbra e così capisco. C'era Roberto Besutti e Elio Massagrande. Marcello Soffiati. Marcello Soffiati c'era a Verona? Certo, a Verona c'era Marcello Soffiati. A Venezia? A Venezia Carlo Maria Maggi. Gastone Romano. Del Pozzordi c'era a Venezia? Del Pozzordi lo collocava, sì, collocava a Mestre. Lei ha fatto anche il nome di Giancarlo Vianello all'epoca. C'era anche Vianello, sì. C'era pure Vianello. A Trento chi c'era? Di ordine nuovo, credo che fosse un certo Troccole. Non ho mai avuto rapporti con loro. Nel verbale del 9 agosto fece il nome di De Ecker Cristiano. De Ecker non era di ordine nuovo. De Ecker era di avanguardia. Io leggo quello che ha riferito lei al suo tempo. Sì, ma evidentemente parlavamo di altro. Forse parlavamo di collaboratore all'estrema destra con i servizi segreti. Guardi. Perché De Ecker era di avanguardia nazionale, Baglio Ricci era di avanguardia nazionale. Benissimo, ok. Lo precisiamo perché io le leggo il verbale, 9 agosto 84 C Bologna, indicavano il signor MD facente parte di ordine nuovo in rapporto di collaborazione con gli apparati dello Stato. Ecco. Due punti. Adesso ci arriviamo ai collegamenti con gli apparati. A Udine chi c'era, oltre lei? A Udine c'ero io, Carlo Cicuttini, Ivano Boccaccio. Sì. E altre persone che non ho mai identificato e non identificherò nemmeno oggi. Cesare Turco? Cesare Turco. C'era anche Cesare Turco? C'era anche Cesare Turco, sì. Ecco, per la conoscenza della corte, Ivano Boccaccio rimase ucciso in occasione Boccaccio. Della vicenda del dirottamento di Rocchi delle Fanali. Esatto, è rimasto ucciso in quell'occasione. Ecco, senta, questo per quanto riguarda il nord-est, invece per quello che riguarda il centro Italia, no, lei prima ha fatto riferimento a dei gruppi, diciamo, al vertice della struttura. A Roma chi c'era? A Roma? Sì. A Roma l'elemento che ho conosciuto io più di spicco, caratteristico, era Paolo Figliorello. Poi, come ho detto prima, c'era Piero Rauti, Paolo Andriani, Giulio Maceratini, Rutilio Fermonte e altri che in questo momento mi spuccano, insomma. Ho capito, quindi c'era il gruppo, diciamo, il gruppo dirigente nazionale era questo. A Bologna si ricorda chi c'era? Se non si ricorda non si preoccupi, c'ho il verbale davanti, quindi lo posso ricordare e sollecitare la sua memoria. Ho conosciuto una persona di Sasso Marcone. Allora, lei fece il nome di Luigi Falica. Luigi Falica non l'ho mai conosciuto, però sapevo che era inserito in altro nome. Esattamente. Poi prenderemo poi un episodio di via Sartorio. A Ferrara? Claudio Orsi. Chi ha detto? Claudio Orsi. Ecco, senta.
Lei ha fatto questi nomi rispetto all'Associazione Ordine Nuovo e a quei soggetti che appartenevano a Ordine Nuovo. Lei a un certo punto perché si allontana da Ordine Nuovo? Che cosa scopre o che cosa sospetta? Guardi, io faccio questi nomi, per essere chiari, io faccio questi nomi collocandole fra quelli che collaborano con i servizi segreti e gli apparati di sicurezza dello Stato. D'Ordine Nuovo, c'è prima c'è il rientro dell'Ordine Nuovo nel movimento sociale italiano, siamo nel dicembre del 1969. Sì. Quindi si crea, diciamo, una certa situazione, un po' di disagio, però ho mantenuto i miei legami con Maggi, ad esempio. Mi allontano da Ordine Nuovo quando nell'estate del 6 luglio del 71 Carlo Maria Maggi mi propone di uccidere Mariano Rubor. E me lo propone, e però aspetti che c'è il presidente che la vada con Carlo. Di uccidere Mariano Rubor. Al momento. Aspetti, adesso glielo posso raccontare, mi seguo perché altrimenti perdiamo il filo e siccome la storia è complessa si fa fatica. Quindi la domanda era questa: lei esce per quale motivo? Io esco proprio perché in quella proposta c'era anche la certezza che sarei stato, diciamo, aiutato dalla scorta del ministro dell'interno, allora era ministro dell'interno, presidente Mariano Rubor, aiutato dalla scorta. A quel punto lì appare evidente che Carlo Maria Maggi e De Fronzorzi erano insieme, non erano certo pure rivoluzionari. Guardi la porta. Non erano pure rivoluzionari. Non si uccide una personalità dell'importanza di Mariano Rubor con l'aiuto della sua scorta. C'erano evidentemente legami che io non conoscevo. Da quel momento ho preso le distanze. Benissimo. Quindi il motivo è questo, cioè la l'episodio scatenante è questo di Mariano Rubor. Ecco, vuole riferire nel dettaglio dove avvenne questa, chi fece questa proposta di uccidere Mariano Rubor, dove avvenne, per quante volte le fecero questa proposta? Guardi, la proposta venne fatta nel luglio del 1971, in coincidenza con la scarcerazione di Franco Prodi e Giovanni Ventura, che erano stati scarcerati proprio quel mese, ovviamente non ricordo il giorno. Carcerazione o scarcerazione? Vengono scarcerati, erano stati arrestati dal giudice Giancarlo Tiso, credo nell'aprile del 71, vengono scarcerati nel mese di luglio del 1971. E quello è il momento in cui Maggi, Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi mi fanno questa prima proposta. La proposta poi viene ripetuta nell'autunno del 71, non ricordo il mese, e per l'ultima volta viene ribadita nei primi mesi del 1972. Bene, questa proposta dell'omicidio di Mariano Rubor lei la declina, la respinge, non l'accetta. Io non posso partecipare a un'operazione con la scorta del ministro, non avrei creduto in quello che dicevo di credere. Ecco, perché dove doveva avvenire l'omicidio Rubor? All'interno della villa di Mario Rubor. Che abitava dove? A Vicenza. A Vicenza. Quindi lei fece presente questa certezza di essere arrestato perché c'era la scorta? No, io non feci nessuna certezza, perché se la scorta mi avrebbe, io ho creduto che la scorta avrebbe facilitato il mio ingresso nella villa, ma ho sospettato che si sarebbe invece accorta l'uscita. Sì. Sa, un rivoluzionario, un giovane rivoluzionario morto, di poco più di 20 anni, sarebbe stato molto comodo per aprire e chiudere un'inchiesta. E chi aveva deciso l'omicidio di Mariano Rubor aveva conseguito interamente il suo risultato. È tutto chiaro, chiarissimo. Bene, quindi questo fatto che, diciamo, avviene tra la fine del 71 e l'inizio del 72 le dà quella consapevolezza di uno stretto legame tra Ordine Nuovo e, esatto, e apparati dello Stato. Benissimo. E per questo motivo che lei prima ha detto Peteano l'ho fatto da solo, è una guerra, è un'azione contro lo Stato, un'azione di guerra contro lo Stato. Esatto, nel momento in cui agisco, decido di agire contro lo Stato,
non mi rivolgo certo a Carlo Maria Maggi a tempo solo. Di conseguenza agisco e opero totalmente da solo, sia nel caso del Petiano, sia nel caso del trattamento aereo di Ronchi Regionale. Bene. Enrico, senta, Maggi era la responsabile del Triveneto. Era il direttore del Triveneto, sì. Ecco, e si interfacciava con i vertici di Roma, cioè Rauti e Signorelli? Signorelli, sì, Signorelli e ovviamente Pino Rauti. Benissimo. Ecco, senta... Per quanto riguarda la persona di Maggi, le chiedo questo, Maggi decedette mai dell'esplosivo? Aveva a disposizione dell'esplosivo e glielo ci ha dette? Sì, Maggi aveva a disposizione vuole riferire questo dell'esplosivo alla corte? Che veniva detto da lui, noi, dalla Jugoslavia, che era un esplosivo molto potente, quello che mi diede che mi spiegava a pagarlo, quindi lui mi spiegava a pagare 10.000 lire, 10.000 lire ce l'ho messa io, 20.000 lire, che per farlo esplodere servono almeno due detonatori, però io questo esplosivo non l'ho mai utilizzato, perché lo diede a Carlo Cicuttini da tenere, Cicuttini evidentemente sapendo che l'esplosivo ha una potenza inusitata, mi disse di averlo nascosto in un capo e poi questo capo era passato un trattore, per cui era persa la possibilità di usare questo esplosivo. Ecco, si ricorda in che epoca venne questa cessione di esplosivo da parte di Maggi? Siamo praticamente a cavallo fra i 70 e i 71. Ecco, sempre in questa fase, ricorda se Maggi le propose di fare una strage all'autogrill Cantagallo? Sì. Vuole riferire però, quando avvenne il motivo di questa proposta? Questo fu successivo. Il motivo della proposta era stata la contestazione che Almirante aveva subito in quell'autogrill. Cioè? Era stato contestato dai camerieri, dal personale, si erano rifiutati di fornirgli, credo, il mangiare, il pranzo. E questo fu oggetto di conversazione nel corso di una riunione che si forse a me, nel quale io presento. Proposta da Maggi mi chiamò da parte e mi disse: perché non metti una bomba, non mettiamo una bomba all'autogrill, tanto se la prendono con i missili e non se la prendono con noi. La risposta fu: Maggi, io non faccio il macellaio. Maggi, io? Non faccio il macellaio, non concepisco l'attacco ai civili. E quindi, diciamo, rimando al mittente questa proposta. Yeah. Ecco, senta, ci fu anche un altro episodio che confermò la sua convinzione di uno stretto legame tra Ordine Nuovo e apparati dello Stato, e faccio riferimento a Cesare Turco, a un episodio avvenuto poco prima che lei andasse in Spagna. Cesare Turco. Ecco, se vuole riferire chi è Cesare Turco e qual è l'episodio che in qualche maniera... Cesare Turco era un militante di Ordine Nuovo di Udine, ci siamo conosciuti che lui aveva 14 anni o 16 anni, eravamo dei buoni amici, avevo svolto anche un po' di attività normale, diciamo, volantinaggi, manifestazioni, non nulla di più. Poi si sposta, prima conosce Delfo Zorzi, che gli confida di essere in contatto con l'altissimo funzionario del Ministro dell'Interno. Ci arriviamo dopo a questa fase. Blocco Turco, perché vedo che il ragazzo purtroppo aveva preso bene in mente questa idea. Poi però Turco si sposta a Roma e riconosce Paolo Signorelli. Conoscendo Paolo Signorelli succede questo fatto: io vedo Turco esattamente il giorno in cui sono partito da Titano, quindi lo vedo il 31 marzo, il 1 aprile 1974 a Roma, lo trovo, l'amico di sempre, siamo stati un'oretta insieme a parlare, rivedo Turco nel 76 in piazza Indipendenza vicino al palazzo dei Marescialli, mentre faceva la scorta a quello che mi è sembrato riconoscere il ministro Bonifacio. Praticamente Turco,
riconoscere come chi? Il ministro della giustizia Bonifacio. Praticamente Turco, a mia totale insaputa, ma tramite Giorgio Pacchini, Signorelle, si era arruolato. Io dico servizi segreti perché non ho mai saputo il corpo di polizia attraverso quale lui è passato, se era pubblica sicurezza, se era l'arma dei carabinieri, ma certo praticamente dei servizi di sicurezza. Ecco, senta, in precedenza a questo episodio che avviene nel 76, quindi nella fascia, in quello spazio temporale in cui lei torna dalla Spagna in Italia, esatto, prima di ritornare in Spagna, ha fatto cenno prima a un episodio invece del 74, quello relativo a Delfo Zorzi e all'amicizia e allo stretto legame tra Delfo Zorzi e un altro funzionario del Ministero degli Interni. Mi faccia finire la domanda, chiedo scusa, se no si accavalano le voci. Ecco, vuole riferire questo episodio, questa conoscenza che le viene resa nota tra Delfo Zorzi e l'alto funzionario, quando avvenne, dove avvenne, in che circostanze? Ecco. Guardi, ora il mio ricordo sul quadro non posso essere preciso. Comunque avvenne a Mestre, a casa di Delfo Zorzi, sì, presente Zorzi ovviamente, Cesare Turco. C'era presente Delfo Zorzi? Certo, sì. Fu Cesare Turco a indicarmi Delfo Zorzi, dicendo per fare, lui è amico di un altissimo funzionario del ministro degli interni, a che riposi mi fa piacere per lui. Chiuso il discorso. Cosa ha detto l'ultima frase? Mi fa piacere per lui. Chiuso il discorso. Poi Turco cercò di riprenderlo sotto altra forma quando eravamo da soli a Udine. Ecco, le disse anche chi era questo altissimo funzionario del ministero degli interni? No. Lei lo seppe d'altra via chi era io ho saputo poi che era il viceprefetto San Paolo e Pigliocca Antonio. Come hai detto? Viceprefetto San Paolo e Pigliocca Antonio. Ecco. Per la corte il viceprefetto San Paolo è quello che ha nominato questa mattina Giannulli come presente alla riunione, al convegno di Parco dei Principi. In realtà Zorzi era in contatto con Umberto Federico Davanti. Ecco, adesso ci arriviamo, non è finito questo argomento. Ecco. Allora, lei nel verbale del 3 marzo 1993 reso al dottor Salvini, al giudice istruttore di Milano, dottor Salvini, esordisce così: posso dire che un episodio centrale a riprova dei collegamenti tra Ordine Nuovo del Veneto e apparati dello Stato è rappresentato dall'arruolamento di Delfo Zorzi da parte dell'allora questore di Venezia Elvio Catenacci, così esatto, come mi ha raccontato Cesare Turco. Esatto. E poi racconta anche l'episodio che causa questo arruolamento, se lo ricorda? Qual era? Zorzi viene arrestato avendo in casa un certo quantitativo di esplosivo. Esatto. A seguito di questo arresto da parte della polizia, Zorzi rende un verbale non soltanto confessorio, ma facendo anche dei nomi, raccontando determinati fatti e circostanze. E quello è il momento che risulta a me che viene, diciamo, coputato in questa struttura col ruolo all'inizio evidentemente di informatore, garantendole un'impunità. Cioè, questo quando avviene? Questo avviene nel 1967. 67-68. Esatto, Presidente, produrremo anche la vicenda giudiziaria relativa a questo arresto di Zorzi, che poi se la cavò con pochi mesi per questa storia. Ecco, nel prosieguo lei che ha riferito che Zorzi venne poi convocato da Catenacci, se lo ricorda? Guardi, io so soltanto che quello che mi è stato detto da Cesare, chi ha arruolato Delfo Zorzi è Elvio Catenacci, il questore Elvio Catenacci. Poi, molti anni dopo, ho letto che Elvio Catenacci era addirittura amico di famiglia di Delfo Zorzi, era amico di famiglia, intimo amico del padre di Delfo Zorzi. Non lo so se risponde il vero. Comunque, per quanto ne so io, fu lui ad arruolare Delfo Zorzi. Esatto. Ecco, lei riferisce anche in questo dato: da avvenimenti successivi
È ovvio constatare che Adelfo Zorzi, pur restando ufficialmente un militante neonazista, si inserì nell'apparato informativo del Ministero dell'Interno. E via. Sì, certo. E prosegue, ricordo la sua conoscenza col viceprefetto San Paoli e ricordo che di lui ha dimostrato di possedere il prefetto Federico Umberto D'Amato. Umberto Federico D'Amato. Però ecco. questo diciamo, rapporto è emerso poi dopo. Se vuole riferire allora in che circostanze e quando lei apprende di questo legame tra D'Amato e Zorzi. Allora, per quanto riguarda il prefetto Umberto Federico D'Amato, ripeto, questo è messo già anche nell'auto del processo di Venezia, quando Umberto Federico D'Amato dichiarò di ricordarsi di Adelfo Zorzi, di averlo conosciuto nell'ufficio del prefetto e San Paolo Pinco Cattorio 16 anni prima. Un po' strano che un personaggio del calibro del prefetto si ricordi di uno studente universitario conosciuto 16 anni prima nell'ufficio del viceprefetto Giampaolo San Paolo Pinco Cantonio. Poi c'è anche il fatto che i racconti che mi fece Cesare Turco su questo personaggio di cui non mi diceva il nome, io poi ho trovato conferma addirittura nel libro autobiografico che ha scritto Federico D'Amato, per lui tu sia. Quindi è chiaro che in realtà c'era sicuramente ovviamente il rapporto col prefetto San Paolo e Pinco Cantonio, ma soprattutto era con Umberto Federico D'Amato. Ma c'è anche presente che il ministro degli interni mentì alla Corte d'Assise di Venezia sul conto del prefetto San Paolo e Pinco Cantonio. Omise infatti di dire che costui era abilitato all'epoca a trattare due fonti informative. Si limitò a dire che era capo dell'ufficio stampa. Basta, in realtà no, era abilitato a trattare all'epoca due fonti informative. Questo, se infatti lei lo riferisce, e sarebbe stata la prossima domanda, lo riferisce al dottor Salvini del 3 marzo 1990. Corte d'assise di Venezia, in quale processo? A processo per l'attentato di Peterno. A processo per l'attentato di Peterno. Peterno. Ecco, senta, a seguito di queste due vicende fondamentalmente, la prima di Rumor e la seconda di Adelfo Zorzi, quella che ha appena raccontato, siamo nel 74. Accade un fatto per cui lei si trasferisce in Spagna. Vuole riferire che cosa accade e perché lei se ne va fondamentalmente? Accade che vengo praticamente citato dalla Procura della Repubblica di Gorizia indagato per il dirottamento di rogatorie regionali. A quel punto lei, prevedendo l'esito, inevitabile a mio avviso, cioè sarebbe seguito un mandato di cattura, quindi mi sono trasferito dall'Italia in Spagna. Mi sono reso, diciamo, latitante prima ancora che venisse notificato. Perché lei dice che era inevitabile quell'esito? Beh, diciamo che gli elementi di prova sulla responsabilità di Carlo Cicottini ce l'avevano. Quindi inevitabilmente avrebbero coinvolto anche me. 74. Quindi lei sostanzialmente, diciamo, capì l'imbeccata da quello che sta dicendo, cioè lei si lasciò l'Italia perché capì che stava per essere arrestato per la vicenda di occhi dei giornali. Mi è parso abbastanza evidente anche dal comportamento del procuratore della Repubblica di Gorizia, Bruno Pascoli. Molto simile. Procuratore di Gorizia? Bruno Pascoli. Che lei conosceva? No. Ho avuto modo di incontrare nel corso dell'interrogatorio via il giudice istruttore. Prima, mentre era ancora libero? Sì, quando venne citato per essere interrogato e poi iniziato il reato. Quindi andò all'interrogatorio? Sono stato interrogato come testa e al fine dell'interrogatorio sono stato indiziato di reato. È stato? Indiziato di reato. Per ronchi dei legionari? Per ronchi dei legionari. Bene. Sì, l'ho detto prima, però
Ecco, diciamo, prima di passare alla vicenda spagnola che poi dopo ci illustrerà, Ronchi dei Legionari, se vuole riferire alla Corte il fatto proprio di che cosa si trattava, di un dirottamento di un aereo? Un dirottamento aereo, il dirottamento di un aereo civile, che doveva praticamente servire, dove avevamo chiesto un riscatto di 200 milioni di lire. Che finì come questo dirottamento? Finì con un errore fatale di Ivano Boccaccio, che non doveva rilasciare il passeggero. Non doveva? Non doveva rilasciare il passeggero. Invece, diciamo, il ragazzo ovviamente si è emozionato in cambio del carburante che non serviva. Ha rilasciato il passeggero, ma non sapeva che nella cabina di pilotaggio c'era un finestrino apribile, era, diciamo, un fatto totalmente segreto, apribile, che permetteva ai piloti e allo steward di scappare. Quindi mentre lui lasciava i passeggeri, il pilota e lo steward sono fuggiti e lui è rimasto da solo. A quel punto la conclusione è stata inevitabile. Quando la polizia ha attaccato, lui ha risposto al fuoco, c'è stato lo scontro al fuoco, e Ivano è morto, Ivano Boccaccio è morto. Ecco, senta, quindi lei si reca in Spagna, siamo nell'aprile del 1974, in Spagna ha modo di conoscere Stefano Delle Chiaie. Esatto. Vuole riferire alla Corte le modalità con cui entra in contatto con Delle Chiaie? Entra in contatto con Delle Chiaie quando arriva a Barcellona, lui torna da Sud America, però 4 giorni dopo ci siamo conosciuti. Ed è iniziato un rapporto qui che si è trasformato in amicizia. In quel frangente lei ebbe modo di assistere a un incontro in Spagna tra Delle Chiaie e Maggi? Sì, sì, infatti. Dica alla Corte, racconti questo episodio alla Corte, che cosa poi comporta per le sue scelte? Perché quando ci fu una cena a Barcellona, Plaza e Catalunya, qui partecipammo io, Maggi, Stefano, Delle Chiaie. E a un certo punto, di fronte a Stefano Delle Chiaie, cioè Stefano Delle Chiaie chiese a Maggi conto di quello che diceva sul suo conto, cioè che era un confidente del ministro dell'interno. Maggi gli rispose: ho obbedito agli ordini di Raute e di Signorelli. A quel punto mi sono sentito in dovere di chiedere a Stefano Delle Chiaie di entrare io in Avanguardia Nazionale. Questo è il momento, diciamo, in cui si salta il rapporto. Perché lei lo ritiene Delle Chiaie invece esterno ai giochi di potere, insomma. Beh, io in quel momento, per anno ho sempre creduto, ho dato fiducia a Stefano Delle Chiaie, altrimenti non avrebbe avuto senso. Ecco, la risposta di Maggi ha detto: ho dovuto eseguire ordini dell'alto. Scusami, ho obbedito agli ordini di Rauti e di Signorelli. Quindi l'alto era Rauti e Signorelli. Quindi l'accusa a Delle Chiaie di essere un confidente del ministro dell'interno, dice Maggi, in mia presenza, veniva da Rauti e da Signorelli. La rispondeva per conto loro. Bene, senta, poi lei ha detto alla Corte che in quel momento e per molti anni ha dato fiducia a Stefano Delle Chiaie. Chiaro. Adesso facciamo un salto in avanti per poi ritornare indietro. Quando è che finisce questa fiducia e di che cosa lei si accorge? Beh, non è che mi accorgo di un qualcosa di specifico. O prende atto. Non mi accorgo di qualcosa di specifico, non c'è un fatto specifico. C'è il fatto che ovviamente quando io ho assunto la responsabilità dell'attentato ipetiano, del dirottamento dei troppi regionali, io ho iniziato una ricostruzione storica che vedeva la collusione per organizzazioni tipo Ordine Nuovo, personaggi come Carlo Maria Maggi, Paolo Signorelli e altri personaggi citati che collaboravano, informatori o forse qualcosa di più, dei servizi segreti, l'ho fatto anche per difendere Stefano Delle Chiaie e Avanguardia Nazionale. Ecco, si fermi. Intanto collochiamo nel tempo quando è che lei si assume la responsabilità di Peteano. Giugno 1984. Giugno 84, dinanzi al giudice Casson.
No, dinanzi al giudice di Bologna, Zingaro e Castaldo, il dottor Cassone è stato inserito dai servizi segreti, perché ho mandato un telegramma ai giudici di Bologna, Castaldo e Zingaro, sì. E il telegramma del carcere di Spoleto l'ha mandato al giudice Cassone. L'ha mandato a chi? A questo preso le precise. A chi l'ha mandato il telegramma? Ho mandato un telegramma ai giudici di Zingaro e Castaldo, perché non l'avevo incontrato tempo prima, e mi hanno detto: se lei ci ripensa a fare, diciamo, un qualcosa per portare, perché per dimostrare che effettivamente sono i servizi segreti che sono contro di voi, ce lo dica. E quindi ho Spoleto, ho fatto un telegramma ai giudici di Zingaro e Castaldo chiedendone il voto. Il telegramma, invece che ai giudici di Zingaro e Castaldo, è stato portato al giudice istruttore Felice Cassone, il quale in questo modo ha avuto il pretesto per combinare un incontro a tre: Cassone, Zingaro, Castaldo e io. Bene, il 20 siamo... giugno 1984. E lei a quel punto non ha parlato o ha parlato lo stesso? No, il 20 giugno ho fatto soltanto la premessa. Poi il 28 giugno, visto che il giudice ha trovato richiesta da Cassone, mi sono assunto la responsabilità dell'attentato di fronte a Cassone. Ecco, senta, la motivazione la vuole ripetere? Cioè, lei si assume la responsabilità di Peteano, ma c'è un'esigenza fondamentale di difendere, di denunciare i rapporti di ordine nuovo. Mi faccia finire, per cortesia, perché se ci accavalliamo poi non si capisce nulla. Stavo dicendo, aveva questa duplice esigenza: da un lato di definire i rapporti tra ordine nuovo e gli apparati dello Stato, e dall'altro di difendere Stefano Delle Chiaie dalle accuse di strage e dello stragismo, esatto, in Italia. Questa è la motivazione. Esatto, guardi pure il... C'è un fatto ben preciso. Io mi assumo la responsabilità dell'attentato di Peteano, perché ovviamente non credo che si possa iniziare una battaglia di verità tacendo su ciò che si è fatto. Come ho avuto modo di ripetere, va bene, lo stragismo, il massacro dei civili appartiene allo Stato. Io sì, ho ucciso, ma uomini, militare, in un posto isolatissimo. Io non ho mai tentato, ho sempre disprezzato chi ha ucciso nelle stazioni ferroviarie, nelle piazze e sui treni. Mai fatto, mai nemmeno ipotizzato un fatto del genere. Quindi la distinzione è netta. Chi ha operato per lo Stato ha colpito nel mucchio, anche perché gli intendimenti erano ben diversi. Io ho colpito lo Stato nelle persone dei suoi rappresentanti in divisa. Quindi la divaricazione è totale. Mentre questi altri hanno colpito chi? Civili? Chi ha operato per lo Stato, e questo anche che mi interessava ha usato le stragi come metodo di lotta politica per favorire i governi, per favorire i centri di potere che volevano la proclamazione dello stato d'emergenza. La strage è uno dei momenti in cui un governo può adottare misure severe, ottenendo ovviamente il consenso della popolazione, perché le persone accettano di perdere determinate libertà o avere minore libertà e maggiore sicurezza. Però, se mi posso inserire... Prego, certo. Però se questa strategia che lei ha detto, contro la quale si è alla quale si è opposto, tuttavia serviva a instaurare un regime che era conforme alle sue idee? No. 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 Guardi, la destra non è mai esistito il fascismo. È sempre esistito la destra è l'antitesi del fascismo. La destra è l'antitesi del fascismo. Ideologicamente il fascismo ha sempre rigettato l'accusa di essere di destra, a partire da Benito Mussolini. Non a caso Benito Mussolini, l'ultimo giorno della sua vita, disse: è la borghesia, la rovina dell'Italia è stata la sua borghesia. Quindi la destra ha niente a che fare. Quindi qui ha operato una destra che si è schierata con lo Stato per lottare contro il comunismo,
si è posta alle dipendenze dello Stato, ha favorito lo Stato per creare praticamente le condizioni per una democrazia, non uno Stato fascista, una democrazia autoritaria, sullo stile tedesco, non greco e non spagnolo, sullo stile tedesco, perché gli Stati Uniti non hanno mai permesso all'Italia di diventare una Grecia, e né mai in questo paese ci sono stati militari in grado di fare un colpo di Stato, a prescindere da questo. Quindi non c'è mai stato nessun tentativo di fare un regime più o meno fascista. Beh, però i comunisti lì che sono. Era una battaglia anticomunista, lo Stato era anticomunista. E non era anche la sua una battaglia anticomunista? Certo che era una battaglia anticomunista, come no, io ho sempre fatto una politica attiva contro il comunismo. E allora perché lei si è voluto distinguere, visto che avevate un nemico comune? Perché vede che il nemico principale non erano, per me non erano i comunisti. I nemici principali erano quei partiti e quelle forze che si erano asservite agli Stati Uniti d'America, perché è questa potenza quella che comanda l'Italia, non è il Partito Comunista o l'Unione Sovietica. Se noi siamo ancora oggi una nazione priva di sovranità, priva di indipendenza nazionale e, mi consenta, di dignità nazionale, è perché siamo agli ordini degli Stati Uniti d'America. Va bene. Ecco, quindi tornando al momento in cui lei aveva dato fiducia e a un certo punto perde questa fiducia in Stefano Recchiai, io le ho chiesto quando è che accade questa cosa. Accade nel tempo, quando io comincio a vedere, le parlo dell'autunno dell'87, che quelli di Avanguardia Nazionale, non dico che mi appoggiano, perché non mi attendevo il loro sostegno, però prendono le distanze. Prendono le distanze dalla sua scelta? Chiaro, dalla mia. Okay. Prendono le distanze da quello che dico. Esatto. Da quello che dico. E allora comincio praticamente purtroppo a pensare che non era vero che fosse solo ordine nuovo con l'uso, che lo fosse anche a me. Ma ricorda che non e si rivedo, sente. E rivedo un po' determinati episodi che in passato avevo giudicato non determinanti per farmi cambiare opinione. Quindi, se ben capisco, la sua scelta rispetto alla quale lei si è... Allora, Vinci Guerra, se ho ben capito, la sua scelta di fare chiarezza, sì, e in forza della quale lei si assume la responsabilità di Peteano e affronta il processo, non viene in qualche maniera sposata da quelle persone da cui lei si aspettava appoggio? No. Queste persone a poco nel tempo prendono le distanze da questa scelta. Ecco. C'è una data particolare che è il 23 marzo 1987. Che cosa accade in quel giorno? Accade un fatto che secondo me era il più determinante. Cioè, Stefano De Recchiai viene arrestato a Caracas. Sì. Il giorno in cui inizia il processo a Perizia per l'attentato di Peteano, lo stesso giorno viene arrestato a Caracas Stefano De Recchiai. Dopo l'ammiraglio Fulvio Martini dirà: è stato arrestato su mio ordine, su mia richiesta. È stato arrestato. Su sua richiesta? Richiesta dell'ammiraglio. L'ammiraglio Martini, direttore del segreto militare, rivendicherasse il merito di aver fatto arrestare Stefano De Recchiai. Esattamente il giorno in cui inizia il processo di Peteano, perché il servizio segreto militare, ma molto probabilmente anche il ministro dell'interno, imputavano evidentemente a Stefano De Recchiai parte del patrimonio conoscitivo che io dimostrò di avere, ritenendo che fosse frutto delle sue confidenze, e quindi la cosa migliore era farlo tornare in Italia e farlo smentire da lui stesso. E farlo? Farlo smentire, creare una contrapposizione a quello che lei dice. È chiaro, fra me e Stefano. Stefano infatti non ha mai appoggiato apertamente quello che dicevo. Si è tenuto ai primi tempi neutrale, ma non si è mai sbilanciato. Salvo dopo, in via indiretta, ostacolare quello che facevo. E quello che lei diceva. Questo purtroppo è stata una conferma che ho riposto fiducia nell'amico sbagliato.
Ecco. Quindi a questo punto lei equipara Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, cioè non vede più nessuna differenza delle due strutture rispetto agli apparati dello Stato. Esatto. È così? Esatto. Cioè, come ha ritenuto, e poi adesso vedremo nel dettaglio i singoli rapporti, la struttura Ordine Nuovo organica da apparati dello Stato, alla stessa maniera pensato per Avanguardia Nazionale. Esatto. Esatto. Senta, lei questo lo ha in qualche maniera evidenziato a Stefano Delle Chiaie? Gliel'ha mai detta questa cosa? No, io Stefano Delle Chiaie non l'ho incontrato una volta a Venezia, quando fece venire, quando venne a testimoniare su mia richiesta, per affermare la mia responsabilità in quell'attentato. Lo feci citare come testimone, Stefano Delle Chiaie venne e la confermò questa responsabilità. Quindi lei l'ha chiamato come teste a conferma della sua confessione. Esatto, chiaro, a conferma della mia assunzione di responsabilità, esatto. Delle Chiaie fece giustamente, confermò questa responsabilità, perché capì che non l'avevo fatto citare per smentirla. Capì ovviamente che doveva confermarla e la confermò. Poi parlavo, diciamo, pochi minuti dopo la testimonianza. Bene, le mostro adesso una lettera che lei ha scritto dal carcere di Prato il 2 agosto 1988. Questa lettera, che è un documento che produrremo, Presidente, reca la data 2 agosto 80, ma è un errore evidente perché non... A posto non è stato un errore, è sicuro che la calligrafia sia via. Sì. Non sento, cosa ha detto? 2 agosto? 1988, che porta la data del 2 agosto 1980. Impossibile. Impossibile. Sì, c'è. Non c'è un segnale in questo errore. Se è stato fatto apposta, non l'ho mandato io il segnale. Dato che la corrispondenza mia anche oggi viene continuamente manipolata, non dai servizi di rete degli autopedovisti, viene continuamente manipolata e controllata. Quando comunque quella lettera lei la riconosce pur con questo errore? Sì, la riconosce, sì. La facciamo vedere perché è la trascrizione che è errata. Però non vorrei che qualcuno avesse modificato la data. Trascrizione? È la trascrizione dattilografica che è fedele a parte la data, che non è 2880 ma 2888. 2888, questo è il punto. Ecco, in questa lei se la ricorda questa lettera, okay. Se vuole gliela faccio vedere. No, più o meno. È una critica politica molto forte che lei fa nei confronti delle Chiaie, rimproverandolo di essere stato lasciato solo. Questo è sostanzialmente il tenore di questa lettera, no? E a un certo punto lei parla di della sua testimonianza sofferta ed assunzione di responsabilità che non precludeva alcun cedimento. E quando si riferisce proprio a Stefano, a cui è indirizzata, dice: Stefano, è una paura dalla quale sembravi e sembri immune, forse perché mi conosci meglio degli altri, forse perché sei più intelligente, e metto insieme una serie di forze che gettano un'ombra sul comportamento di Delle Chiaie. Lei conferma questa lettera? Era una lettera nella quale ovviamente esprimevo determinati dubbi. Era una lettera in cui ovviamente non potevo io scrivere chiaramente a Delle Chiaie, perché era la corrispondenza era ovviamente sotto censura. Quindi se Delle Chiaie è un amico, io non comprometto l'amico. Quindi se oggi la dobbiamo leggere senza i forse? Eh? Oggi la dobbiamo leggere senza i forse? Può anche dare. Sì o no? Quella volta no. Quella volta i forse erano d'obbligo. Quella volta, a quel tempo, Delle Chiaie era ancora un amico. Lo difendevo. La difesa di Delle Chiaie è durata fino al 91. Poi è venuta a mancare. Ecco, senta, sempre in questa lettera c'è un passaggio dalla cui risposte Delle Chiaie le poi trae delle considerazioni. Le leggo questo passaggio. Ciò che mi inquieta è l'inserimento di AN e tuo in una strategia complessiva che mi appare sempre più manovrata dai servizi e in particolare da James Angleton e da Vito Miceli,
contro il quale non ho mai avuto il piacere e la soddisfazione di un attacco da destra come Maletti e la Bruna. Come mai cita questo personaggio James Angleton? Cito Angleton perché era l'agente della CIA più vicino a Julio Valero Borghese. Quindi Stefano Delecchiaia doveva necessariamente sapere chi era James Jesus Angleton. Cioè, lei cita questo nome a modo di provocazione nei confronti Delecchiaia per vedere come reagisce? Aspettando che lui mi risponda su Angleton. Non penso che mi risponda su Michele, ma su Angleton, che ormai è persona che addirittura in quel periodo era già morto, si parlava ormai di storia parlando di Angleton. Ecco, vuole ripetere alla corte chi era James Angleton? Se lo vuole ripetere alla corte, che intanto prendo la risposta delle chiaie. Chi era James Angleton? È un noto personaggio storico, diciamo uno dei protagonisti, anzi il protagonista in assoluto, per le sue capacità e del campo del controspionaggio. È stato in Italia, parlava perfettamente l'italiano prima della guerra, durante la guerra ha comandato il controspionaggio dei servizi segreti americano, poi ovviamente è rimasto fino ad arrivare ad essere il responsabile di tutto il bacino del Mediterraneo del controspionaggio CIA, cioè arrivata ai massimi livelli della CIA. Ma è la persona che più di ogni altro agente americano è riuscito a spostare a destra quello che erano all'inizio reduci della Repubblica Sociale Italiana, il Movimento Sociale Italiano. Vabbè, Julio Verrone Borghese, poi con Julio Verrone Borghese stabilì un'amicizia che Borghese definisce fraterna. Quindi un personaggio che ha avuto un'influenza enorme sull'estrema destra italiana. Cioè, ma lei dice, è riuscito a portarli a destra? Più a destra di dove erano? Dove no, all'inizio... È sempre il discorso che fa lei. Sì, ma all'inizio, Presidente, all'inizio, parlo del 1945, dopo il 25 aprile, inizio 46. I reduci della Repubblica Sociale Italiana erano più spostati a sinistra. Il Movimento Sociale Italiano nasce anche per bloccare l'afflusso dei reduci repubblicani nelle file dei partiti di sinistra, in particolare di quello comunista. Sempre per questo suo discorso, per cui la Repubblica Sociale era una Repubblica quando, di sinistra. Sì, Presidente, e quando in Parlamento i parlamentari eletti del Movimento Sociale Italiano nel 1948 si sedettero a destra, la base del Movimento Sociale Italiano protestò violentemente. La base del Movimento Sociale? Esatto. E Almirante si dovette giustificare dicendo, vabbè, ci siamo messi a destra perché i comunisti si sono seduti all'estrema sinistra e noi non potevamo fare altrimenti. Questo per dire che sul piano storico la destra prende piede poi a partire dagli anni 50. Va bene, senta, su questo punto, a parte che diciamo anche che è stato richiamato questa mattina dal professor Giannulli, la risposta di Delecchiaia con la missiva da Sollicciano del 5 settembre 1988 è questa. E veniamo a Miceli e Angleton, dopo averle detto che si sta sbagliando, che non è mai stato lasciato solo, che tutti la stimavano, ma diciamo questo è colore, la risposta specifica è questa. Veniamo a Miceli ed Angleton. Quest'ultimo, ti assicuro, mi sfugge chi sia. Precisa perché possa ubicarlo e capire. Questa è la risposta, sì, che ne riceve. Appunto, una risposta. Parli del microfono per cortesia. Una risposta boomerang. Perché io so perfettamente che Stefano conosce, sa perfettamente chi è James Jesus Angleton, il punto di riferimento nella CIA di Julio Valero Borghese. E siccome Stefano Delecchiaia era amico, non soltanto diciamo era subalterna, ma a Julio Valero Borghese. Guardi la corte. Ma aveva anche un rapporto di amicizia. Era subalterno? Al principe Julio Valero Borghese. Ma aveva anche un rapporto di amicizia, non soltanto di subalternità, quindi non potevano sapere chi era, diciamo, il figlio Angleton. Risposta sbagliata. Bene, ecco, volevo venire proprio a questo punto qua, cioè questo stretto rapporto tra Angleton e Borghese, che
Delle Chiaie non poteva non conoscere. Perché non poteva non conoscerlo, Delle Chiaie? Perché non poteva? Non conoscere questo nome. Perché Delle Chiaie era il braccio destro sul piano operativo di Roberto Borghese nel fronte nazionale. Ecco, ricordo un episodio che si verificò a Madrid nel 1974 e in particolare un incontro tra Borghese e Delle Chiaie alla sua presenza? Sì, sì. Lo racconti alla corte. E Roberto Borghese venne nel nostro appartamento in Avenida Manzanar a Madrid, venne a trovarci. E ci fu, diciamo, iniziò una conversazione relativa a quello che stava accadendo in Italia, alle indagini sul gruppo Borghese. E a un certo punto Stefano Delle Chiaie, rivolgendosi al principe, gli dice che se è necessario vuole attaccare facendo il nome di Giulio Andreotti come responsabile del colpo, più o meno, non ha detto così implicitamente, ma il significato era quello. Io una vera borghese se lo guarda con un sorriso e gli dice: Nino, perché vuoi morire solo e dimenticato da tutti in un lettuccio d'ospedale? Me la ripete perché non l'ho sentito. Borghese risponde a Delle Chiaie, sorrisino, alla minaccia di Delle Chiaie nei confronti di questo personaggio, dicendole: Nino, perché vuoi morire solo e dimenticato da tutti in un lettuccio d'ospedale? Come per dire, lascia stare. I meccanismi della bacca del fango, perché si riconosceva perfettamente. Ecco, senta, lei ricorda per quale motivo Delle Chiaie minacciò di rivelare i particolari del golpe Borghese? Vabbè, perché c'era bisogno di una perché la manovra giudiziaria contro, diciamo, il colpista di Borghese era fomentata, diretta, iniziata, controllata da Giulio Andreotti, che era ritenuto invece il vero punto di riferimento dei colpisti del corpo Borghese. In pratica Andreotti, che conosceva tutto e conosceva tutti quelli che erano a un certo livello, stava gestendo un'operazione giudiziaria contro quelli che avevano creduto in lui o che lui avevano fatto affidamento. Non a caso Filippo De Iorio, tempo cristiano, farà l'articolo scrivendo un giude fra noi. Poi gli sparerà le gambe, ma noi... Però, visto come è andata a finire poi l'azione giudiziaria, forse fu una valutazione sbagliata quella. Vede, Presidente, in primo grado le condanne ci furono neanche pesanti, piuttosto pesanti. Poi, in appello, vennero assolti pure le confesse. Però stiamo parlando del 1987-88, se ben ricordo, più o meno quello è il periodo della soluzione. In ogni caso ci furono le battaglie di cattura, ci furono gli arresti, ci furono le latitanze, insomma non fu ovviamente come tutte le operazioni di repressione giudiziaria e policistica, non è che queste persone potrono guardare Andreotti nella speranza di averle fatto assolvere, ci guardavano come un traditore. D'accordo. Questa è la verità. Ecco, senta, siccome questo episodio avviene nella primavera del 74, perché lei si reca a Madrid il primo aprile, il principe Borghese muore nell'agosto del 74, quindi quello è il frangente. Ecco, lei in breve tempo riuscì a instaurare un rapporto profondo con Stefano Delle Chiaie, pur avendolo conosciuto a Madrid. Guardi, diciamo che dato la guardi sempre la corte quando risponde. Io Delle Chiaie quando lo incontro è ostile per l'attentato di Vetriano. Delle Chiaie ritira l'attentato da una provocazione, così come Giorgio Ambirante, così come Piero Raute. Tant'è che non aveva trattato bene Carlo Cicuttini, lo trattava piuttosto male, umanamente parlando. Le cose cambiano quando arrivo io, parlo con Delle Chiaie, ci spieghiamo e a quel punto comincia a nascere un'amicizia. E detto io responsabile della Guardia Nazionale in Spagna in quel periodo, perché nasce anche un rapporto di fiducia. Bene, ecco, detto questo, adesso entreremo in una serie di rapporti avuti ora da Delle Chiaie e ora da Maggi con personaggi di cui le farò i nomi, posto che
torniamo indietro dall'87-88, da quando lei in qualche maniera perde fiducia in delle chiaie, quindi inizia anche a rivelare all'autorità giudiziaria alcuni fatti che prima non aveva rivelato. Sbaglio? Ecco, partiamo con il rapporto tra Carlo Maria Maggi e Amos Spiazzi. Lei è a conoscenza di qualcosa? Sì, ecco, riferisco alla corte quello che sa in relazione al rapporto tra queste due persone. Che due erano i rapporti. I due si conoscevano e si rapportavano. Questo sarà conoscenza. Episodi specifici, no? Chiedo scusa, mi è sfuggita la risposta. Si conoscevano intanto? Sì, esatto, si conoscevano e si rapportavano. Condividevano idee e progetti politici. Maggi non era sì. Persona che si rapportasse a qualcuno che non era per un processo di attività politica. Ecco, no, però c'è un episodio che lei ha riferito. Si ricorda se Maggi definì in una certa maniera Spiazzi? Non se lo ricordo, l'aiuto io con la memoria. Questo è un verbale reso al G di Brescia il 6 maggio 85, poi ribadito anche nel processo Cavallini. Ecco, dice: mi parlò come di una persona, mi parlò delle chiaie di Spiazzi come di una persona vicina, come un camerata. Se lo ricorda questo fatto? Non Maggi. Maggi o delle chiaie? No, Maggi. Maggi. Sì. Chiedo scusa, se ho detto le chiaie mi sono sbagliato. Maggi. Sì. È vera questa circostanza? Ma io Spiazzi l'ho sempre considerato un camerata. Virgolette, ma all'epoca sempre un camerata. Lei l'ha conosciuto Spiazzi? No, non l'ha mai conosciuto. Ne ha sempre sentito parlare. Chiaro. Ecco, le risulta anche che che Spiazzi fosse conosciuto da Soffiati, da Marcello Soffiati? Sì. Si conoscevano? Si conoscevano. Questo glielo ha riferito Marcello Soffiati oppure lei l'ha saputo da terze persone? Non ricordo da chi l'ho saputo, non da Marcello Soffiati direttamente, ma era un fatto abbastanza notorio nell'ambiente di Ordine Nuovo. Ecco, lei sapeva che Spiazzi era un ufficiale dell'esercito e persona inserita in una certa struttura? Era stato oggetto del procedimento di Tamburino? Spiazzi è l'ufficiale dell'esercito del cui operato, della cui attività avrebbe dovuto rispondere lo Stato Maggiore dell'Esercito, lo Stato Maggiore della Difesa. E la prova è che le Forze Armate hanno operato in Italia sovvertendo l'ordine pubblico, i militari, non solo i servizi segreti. Ecco, ritorniamo per un attimo ad Amato. Lei prima ci ha riferito dell'episodio di Zorzi, no? Catenaccio, eccetera. Ecco, adesso le chiedo questo: lei ha mai saputo o è venuta a conoscenza dell'operazione cosiddetta dei manifesti cinesi? Ecco, riferisca alla corte che cosa sa, come ne è venuta a conoscenza e i dettagli che lei sa. Ne sono venuta a conoscenza da Stefano delle Chiai, parlando di quella che fu la scrissione di manifesti marxisti-leninisti, detti cosiddetti manifesti cinesi, ai primi di gennaio 1966, un'opera di provocazione gestita da Bertolini per conto del ministro militare. Quelli di avanguardia andarono in giro in varie città d'Italia ad affiggere questi manifesti. E da lì, fermato, diciamo, dal capo dell'ufficio politico di Roma, dottor D'Agostino, questa chiesa delle chiaie, incuriosito del perché questi manifesti di estrema sinistra, della sinistra ultra, acquisito da loro di avanguardia, a un certo punto gli chiese se conosceva Umberto Federico D'Amato. A me delle chiaie disse che quella fu la prima volta che ho sentito il nome di Umberto Federico D'Amato, perché l'operazione era stata, diciamo, gestita, sovvenzionata, patrocinata da Mario Tedeschi. Da? Mario Tedeschi. Ecco, senta, le parlo quindi della provenienza, dell'ideazione di questa operazione, che ha detto che è un'operazione di provocazione, lei l'ha definita, se non sbaglio. Io la indico come l'avvio operativo della strategia della tensione. Ecco. L'intenzione era di creare dei gruppi a sinistra del PC.
Senta, e a parlare di D'Amato, c'era qualcun altro oltre D'Amato nell'ideazione di questa operazione dei manifesti cinesi? Se riferisco il nome di Mario Tedeschi. Mario Tedeschi? Ah, l'aveva detto, allora non l'ho sentito, chiedo scusa. Che è stato Mario Tedeschi anche se non chiedo scusa, ma lei parla talmente a bassa voce che fa un po' fatica a seguire. Certo. Mario Tedeschi è il direttore del, era il direttore del Borghese? Mario Tedeschi era, è stato qualcosa di più. Cioè? Mario Tedeschi è stato l'autore della scissione del Movimento Sociale, di Democrazia Nazionale dal Movimento Sociale Italiano, scissione patrocinata dalla P2, perché è un'operazione piduista, ed è stato anche il beneficiario della riapertura dell'inchiesta sull'attentato di Peteano. Un'operazione piduista. Perché? Le spiego perché, il padre è semplice. Vinci Guerra, per piacere, deve parlare al microfono. Beh, perché non è molto semplice. Se lo prende, se lo attacca. Almirante sapeva dell'attentato di Petiano dal 7 ottobre 1972, perché gli aveva riferito Pino Raute. Gliel'aveva detto? Gli aveva riferito Pino Raute. Pino Raute. E gli aveva detto che l'avevate fatto voi. Sì, 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 tutto. E sapeva quindi della responsabilità di Carlo Cicuttini come telefonista. Carlo Cicuttini era segretario del Movimento Sociale Italiano di Manzano de Friuli. A quel punto, dato che il Movimento Sociale Italiano all'epoca e per tanti anni ha raccolto i voti di gran parte degli appartenenti ai corpi di polizia, se c'è un partito che raccoglieva i voti di agenti di polizia, carabinieri, guardie di finanza, insomma i corpi, diciamo così, era il Movimento Sociale Italiano. Almirante manda 35.000 euro a Carlo Cicuttini per operarsi le corde vocali. Quelle 35.000, cioè 35.000 e 35 milioni, confondono con l'euro. Quei 35 milioni però non arrivano a Carlo Cicuttini perché se li ruba il suo avvocato difensore, che era un esponente dell'Associazione Italiana di Corizia. Yeah. Di Corizia. Ma Almirante li fa avere tramite lui, che è l'avvocato di fiducia a quel punto, e l'avvocato invece si ritesta in un conto corrente senza mai farli perdere il cicottere. Ma attenzione, questa faccenda diventa un elemento di ricatto nei confronti di Almirante. Quando nasce la frattura, e secondo Pisanò un formato venne deciso fra Amintore Fanfani e Licio Gelli, a casa di Fanfani ad Arezzo, questo diviene un elemento di ricatto, poi diviene un elemento di discredito nei confronti di Giorgio Almirante. La Democrazia Nazionale pensa che screditando Almirante, indicandolo pubblicamente sul piano giudiziario come finanziatore di Carlo Cicuttini, che aveva partecipato all'attentato nel quale erano morti tre carabinieri, il Movimento Sociale Italiano avrebbe potuto perdere migliaia di voti che sarebbero confluite nella sua Democrazia Nazionale. Questa operazione porta la firma del generale Giuseppe Santovito, direttore del SIM, iscritto alla Loggia P2. Di Mario Tedeschi, perché il fatto è che il generale Santovito nel novembre del 78 passa alla magistratura veneziana le note informative e la lista dei testimoni, sono tutti di Democrazia Nazionale. E soprattutto c'è l'ordine, il consenso preventivo del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Quindi Andreotti, Santovito, Mario Tedeschi, un'operazione politica, la riapertura dell'inchiesta delle indagini non ha niente a che vedere con giustizia, è un'azione politica che deve favorire il fratello Mario Tedeschi. Deve favorire? Il fratello massonico Mario Tedeschi. Tant'è che il servizio segreto militare, per la prima che io sappia, unica volta agisce come un organismo di polizia giudiziaria, che dà personalmente, trasmette alla magistratura note informative in nome del testimone, cosa mai fatta, perché il segreto militare si appare dall'arma dei carabinieri per questo tipo di operazione, non compare mai per una persona.
Vinci Guerra, mi scusi, la posso fermare un secondo? Perché per ricostruire esattamente ai giudici. Lei quindi ha parlato di Mario Tedeschi, direttore del Borghese, e poi ha parlato di democrazia nazionale. Allora, spieghi alla Corte, perché forse il passaggio a loro non è chiaro. Mario Tedeschi, che prima era dell'MSI, in quegli anni fonda Democrazia Nazionale. Mario Tedeschi era senatore del Movimento Sociale Italiano, quindi insieme a un gruppo di persone autorevoli del partito chiede a Giorgio Albinante, questa è la realtà, di rinunciare alla simbologia fascista che unisse i suoi militanti, i suoi dirigenti, i slogan, camicie nere, salute romane. Tedeschi dice, ora basta, siamo destra, dobbiamo fare una destra priva da questi riferimenti nostalgici al passato regime. E quindi fa democrazia. Ma lì si scontra perché Almirante, facendo così, teme di perdere voti. Bene, quindi fonda Democrazia Nazionale. Quindi... La frattura diviene insanabile e viene fondata Democrazia Nazionale. Grazie mille. Con i finanziamenti anche del tempiduista Silvio Berlusconi. I finanziamenti del piduista Silvio Berlusconi è una manovra piduista, e questo, guardi, glielo posso garantire anche per esperienza personale in Argentina. Comunque, a parte questo, la riapertura dell'indagine viene in quale processo? La riapertura dell'indagine del processo di Peteano? Assolutamente, tanto di Peteano viene praticamente attuata in vista delle elezioni politiche del giugno del 79. Infatti, la prima nota informativa accusa Carlo Cicutina come telefonista. Due mesi dopo, la nota informativa accusa Almirante di averlo finanziato. Badi bene che all'operazione si rifiuta di partecipare all'arma dei carabinieri. Badi bene che il generale Giuseppe Santovito è l'uomo di Giulio Andreotti. Penso il consenso del Presidente del Consiglio, da cui dipendeva di Sirme, l'operazione non si sarebbe fatta. Il tutto per favorire Mario Tedeschi e la sua formazione politica. Mi dispiace che Giuseppe ha parlato, lo storico italiano che ha scritto un libro su Democrazia Nazionale, non ha avuto il coraggio di parlare di questa responsabilità piduista e di Giulio Andreotti. Vabbè. Grazie. Senta, le chiedo questo, le risulta che Mario Tedeschi finanziò l'attività di Avanguardia Nazionale? Sì, questo l'ha detto anche pubblicamente. Mi riferisco alla Corte, che cosa sa di questa cosa? Sì, ne parlammo, comunque questo l'ha dichiarato pubblicamente anche a Giorgio Tirghier, dicendo che i Tedeschi finanziava e dava 300.000 lire al mese all'Avanguardia Nazionale. Quanto al mese? 300.000 lire. 300.000 lire al mese. Quando e che periodo siamo? Siamo negli anni 70, quindi era una bella cifra. Era una bella cifra. Bene. A chi li dava personalmente? A delle chiaie? O all'organizzazione? Li dava all'Avanguardia Nazionale, se li dava personalmente in mano a delle chiaie o ad altri di Avanguardia, non lo so. Ecco, senta, tornando ad Amato, le volevo fare un'altra domanda. Lei ricorda la vicenda di Sezze Romano? La vicenda di Sezze Romano per la Corte, sì. Ci fu un comizio di Saccucci al termine del quale ci furono degli scontri, delle proteste, insomma, Saccucci sparò e in quell'occasione morì anche un giovane durante la fuga di Saccucci. Questo è l'antefatto. Lei sa se che fine ha fatto Saccucci, dove andò dopo questa vicenda e se qualcuno lo aiutò a espatriare? Guardi, Saccucci è fatto dall'Italia, ma in un primo tempo viene respinta alla frontiera, sì. Poi riesce a passare, a varcare la frontiera. Verso dove? Verso quale paese? Verso la Francia. Verso la Francia. E qui c'è un primo punto di riflessione. Saccucci nella sua agenda aveva il numero telefonico privato di Umberto Federico D'Amato, che ormai era capo della polizia di frontiera. Quindi non è difficile capire che dopo il primo tentativo fallito che ha favorito l'espatrio. Ma in Francia però deve passare alla frontiera. Ci arriviamo dopo alla Francia. Se l'intervento di D'Amato si chiude qui?
oppure perché sappia, sì. Della vicenda di Susini o Susini ne parliamo più avanti perché è un tema di prova. La vicenda di? Di Jacques Susini. Di questo parliamo delle Francia per chi è attenzione. Esatto. Ma siccome è un tema di prova staccato, volevo capire se l'intervento di D'Amato per quello per che lei... sappia io si riferisce all'espatrio di Susini. Guarda, parli al microfono per cortesia. Parli al microfono. Sì, si riferisce all'espatrio. All'espatrio. Di Sacucci. Quando Sacucci deve passare la frontiera franco-spagnola, succede un fatto. Qualcuno gli ha dato un passaporto, il passaporto di una persona ricercata per rapina, addirittura forse per omicidio. Fatto sta che alla frontiera franco-spagnola Sacucci viene arrestato dalla polizia francese. Noi siamo avvertiti perché insieme a lui in un altro compartimento abbiamo fatto viaggiare per accompagnarlo Mario Ricci, l'elemento di avanguardia, che ci avverte immediatamente. A quel punto Stefano chiama due persone, Sisto di Borbone Parma, che garantisce che andrà a parlare col prefetto di Parigi per scarcerare Sacucci, e Jacques Susini. E Susini che ottiene la scarcerazione di Sacucci. Susini ottiene che Sacucci venga scarcerato prima che la polizia trasmetta alla magistratura francese la notizia dell'arresto. E lo possiamo quindi accompagnare in Spagna, lui viene rilasciato, lo portiamo in Spagna dove rimane con noi. Ma l'intervento è di Jacques Susini, di Jean-Jacques Susini. Di Jean-Jacques Susini. Sì, ci arriviamo dopo ad affrontare chi è questo personaggio e che cosa ha fatto, che poi l'episodio è questo particolare. Ecco, sempre stando su Federico D'Amato, ecco, lei ha detto che voi avete trovato il numero di telefono di D'Amato annotato nell'agenda di Sacucci. Nell'agenda di Sacucci, esatto, nell'agenda di Sacucci. Questa è una cosa che lei ha constatato personalmente. Sì, esatto. Bene, allora, questo tema di prova avrei finito. Passiamo ad un altro nome, Paolo Signorelli. Ecco, vorrei sapere, anzi vorrei che lei spiegasse alla Corte quali erano, diciamo, i legami di Signorelli con il SID, il servizio segreto militare. Guardi, per quello che lei sa, racconti dei fatti da cui è possibile capire questo tipo di rapporti. Io ne prendo atto nella primavera del 73, perché mi dicono, mi viene riferito, che Paolo Signorelli aveva avuto la brillante idea di eliminare fisicamente Carlo Cicuttino. Per quale motivo voleva eliminare? Per cancellare la prova che era stato lui il telefonista, ripetiamo. E da quel punto vado a Roma a parlare con Paolo Signorelli per dire, beh, che vuol dire uccidere Carlo Cicuttino? E parliamo un po'. Si rimancia la decisione, dice no, ma io veramente, però sai, è pericoloso, vuole tornare in Italia, e trovo, quello poi è un problema che eventualmente me l'applico io. E poi gli racconto un episodio. Un capitano dei carabinieri della divisione Mantova aveva cercato il rapporto tramite un confidente con Cesare Turco. Cesare Turco. Con Cesare Turco. E allora dico a Paolo Signorelli, racconto l'episodio e dico, non ricordo in questo momento il nome di questo ufficiale. Lui me ne fa una dozzina. Una dozzina di nome di ufficiale del SID operanti in Friuli Venezia Giulia. Non ho capito. Operanti che agivano, svolgevano la loro attività in Friuli Venezia Giulia. Praticamente Signorelli conosceva una dottrina di nomi di ufficiali del SID che agivano in Friuli Venezia Giulia. Ora, sinceramente, io credo che neanche un informatore possa conoscere i nomi di 12 di una dottrina di ufficiali che operano in Friuli Venezia Giulia. E quindi quelle persone già bastò ad allertarmi sul conto di Paolo Signorelli e dei suoi rapporti con l'arma dei carabinieri. Questo è chiaro l'episodio? Chiaro. Cioè avete, perché si fa fatica a sentire solo sì. Per questo. Ecco, senta, la, la stenotipia, ci sono problemi per la trascrizione. Perché noi
quelle parole che ci sfuggono, poi vorremmo trovarle sulla trascrizione. Molto bene. Ecco, ma diciamo questo discorso su questa serie di nomi del SID venne innescato al fatto che c'era era il capitano Gatti, se non sbaglio, che voleva conoscere aveva chiesto di incontrare Cesare Turco, esatto. Ecco. Però io non ricordavo il nome di Gatti. E quindi Signorelli me ne fece una dozzina di nomi di ufficiali. Okay, scusi, tanto per riprendere questo argomento, cioè Gatti chiese a lei di conoscere Signorelli, era questo il senso per cui lei ne parla con Signorelli, c'è un certo Gatti che vuole conoscere. Parlo con Signorelli per denunciare questo episodio, per vedere se lui a Roma poteva eventualmente, o meglio, poteva sapere chi era questo ufficiale. Ho capito. Che aveva cercato il contatto tramite un confidente con Cesare Turco. Con Cesare Turco. Però ho parlato con una persona evidentemente sbagliata, perché ne conoscevo una dozzina di nomi di ufficiali del SID operanti in Friuli Venezia Giulia. Esattamente, ma non questo. No, questo no. Questo no. Però questo dato della conoscenza dei nominativi del SID le fece capire della vicinanza di Signorelli. Così. Io faccio da tanti anni attività politica, ma sinceramente, va bene. Non ho mai potuto conoscere una dozzina di nomi di ufficiali del servizio segreto. Solo chi lo frequenta, okay. Solo chi ha. Bene, senta, le chiedo un'altra cosa sempre su Signorelli. Lei ricorda quando avvenne la vicenda di Ronchi dei Legionari, quindi siamo nell'ottobre del 1982, se lei accompagnò personalmente... 82 o 72? 72. Ronchi dei Legionari, il giorno stesso lei accompagnò personalmente Cicuttini da Signorelli e se sì per quale motivo? No. Io ho accompagnato Cicuttini a Padova da Massimiliano Facchina. A Padova per? Da Massimiliano Facchina. Accompagnai Carlo Cicuttini a Padova da Massimiliano Facchina. Sì. Lo affidai, spiegai quello che era accaduto a Facchina, affidai Cicuttini a Facchina, che lo accompagnò a Roma da Paolo Signorelli. Paolo Signorelli mandò Cicuttini a Genova da Mauro Mela, che gli diede l'indirizzo di Luis García Rodríguez a Barcellona e lo mandò a Barcellona a parlare con questa persona. Accompagnò a Genova da? Da chi accompagnò a Genova da? Da Mauro Mela. Da Mauro Meli, che era il marito della Mirella Robbio, tanto per ricollegare le persone. E fu Signorelli ad informare Raute dell'episodio e fu Raute ad informare Almirante. Questo diciamo il fatto. Ecco, senta, passiamo a un altro nome, poi se mi dà due minuti, Presidente, per riordinare... Sì, facciamo una pausa. Facciamo una pausa. Marcello Soppiati, sì. Lei lo ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto. Può riferire se, le risultano dei contatti, oltre che con Maggi, diretti di Espiazzi, anche per come ha detto prima, altri contatti di Marcello Soppiati con apparati dello Stato? Personalmente direttamente no. No, diciamo quindi il padre, lei l'ha conosciuto il padre che era stato a cui gli americani hanno salvato la vita, era apertamente schierato con gli americani. L'unica volta che ci ho parlato, che ho avuto modo di passare per la loro trattoria, è dovuto Marcello per evitare lo scontro fra un eccessivamente filoamericano e il sottoscritto. Ma ce l'è intervenuta a messo pace per l'Italia. Ho capito. Quindi in questa sede, ecco, lei ricorda come ha definito Marcello Soppiati nei suoi rapporti con Carlo Maria Maggi? Era l'anima nera di Carlo Maria Maggi. Esatto, così era legatissimo, veramente legatissimo. Però vorremmo capire. Nel senso che era molto legatissimo a Carlo Maria Maggi. Perché l'anima nera? Vabbè. Faceva fare cose cattive. Soppiati era un operativo, Soppiati era un operativo. Comunque di maniera non gli attribuì il ruolo di corso stragista. Il braccio della mente sostanzialmente. E con anima nera vuol dire che uno era il braccio e l'altro la mente. No, diciamo che uno era più cattivo dell'altro, via. Va bene,
vogliamo fare qualche minuto di pausa? Grazie. Allora, una decina di minuti, non di più, Scusa, va bene, possiamo riprendere. Possiamo riprendere, ecco, allora prima di andare avanti con altri nomi, volevo tornare un attimo sulla posizione dei rapporti tra Tedeschi e D'Amato, tra Mario Tedeschi e D'Amato. Ecco, lei nell'interrogatorio che era da noi il 7 novembre del 2019, con riferimento all'operazione dei manifesti cinesi, riferì che Mario Tedeschi era il braccio operativo di D'Amato. Conferma questa dichiarazione, se sì, da come la argomenta? Esatto. Sì, lo conferma. Tedeschi con D'Amato, vabbè, Tedeschi ha lavorato un po' per tutti i servizi, sia italiani che stranieri, ma con D'Amato aveva un rapporto particolare. Perché Tedeschi, per la sua posizione di giornalista, direttore del Brugliese, dell'Autorità Sociale Italiano, era quello che si può dire un agente di influenza, non soltanto uno che riferiva informazioni e le trasmetteva. Ecco, e di conseguenza è un personaggio che forse è stato sottovalutato fino ad oggi. Un po' ripetere, scusi, non ho capito. È un personaggio che è stato sottovalutato fino ad oggi. Mario Tedeschi, dice. Esatto. Sottovalutato per tutto quello che c'è stato prima. Perché è stato passato come... Sì, il direttore del Borghese, grandi inchieste anche sul piano, diciamo, degli scandali, della corruzione, e poi senatore del Bis e quindi fondatore di quella che era un prototipo di Alleanza Nazionale, cioè Democrazia Nazionale, visto come un avanzamento sul piano, diciamo, politico, sul piano democratico. Ecco, è stato un po' visto in maniera non del tutto conforme a quello che era la persona. Ecco, sempre parlando dei rapporti tra Tedeschi e D'Amato, lei sempre in questo interrogatorio del 7 novembre 2019 ci riferisce che era un uomo della divisione Affari Riservati di D'Amato e che questo non è mai stato un mistero. Conferma questa dichiarazione? Sì, sì. Ecco, non è mai stato un mistero per chi? Per voi, per sì, nell'ambiente nostro era definito il direttore dell'ufficio bomba. Attenzione che nell'ambiente di destra tante cose, cioè pure magari anche sotto forma di battuta, appunto l'ufficio bomba si sapeva, non nei dettagli, non nei particolari, non, però quindi Tedeschi l'ufficio bomba. Tedeschi? Veniva definito l'ufficio? No, io parlo dell'ufficio Affari Riservati. Sì. Ecco, senta, invece nei rapporti diretti tra Delle Chiaie e D'Amato, lei no. Che cosa sa? Tante no. Si conoscevano? Se... Io personalmente non ho elementi per dire che Delle Chiaie e D'Amato si conoscevano. Non ha elementi diretti? No, ha altri elementi? Io per tanti anni li ho esclusi. Poi purtroppo ho creduto a questi rapporti, ma non ho mai avuto elementi di prova per dire che D'Amato e Delle Chiaie. Quindi la vicenda dei rapporti diretti tra Delle Chiaie e D'Amato che la ricollega al fatto dei manifesti cinesi. Manifesti cinesi. Sì. E anche alla vicenda di Sacucci. Sacucci. Vabbè, posso anche parlare. Beh, Sacucci era lui che aveva l'agenda e il numero il privato telefonico di D'Amato, Certo, ma quando nel 76 Sacucci viene in Spagna e viene da voi, Delle Chiaie era ancora lì o era già andato in Sud America? Quando nel 76 Sacucci viene in Spagna per l'episodio che ci ha raccontato poco fa. Siamo e viene che l'aiutiamo, sì. Lo avete accolto voi, ma lo avete... Sì. Ma evidentemente non faceva scandalo. Il fatto che Sacucci o altri avessero rapporti con ambiente, uomini dei servizi segreti, militare o civile, non faceva alcuno scandalo dell'ambiente della destra, che ancora oggi viene considerata eversiva, viene considerata... No, era normale. Per gli altri era normale, per me non lo era. Per gli altri era normale. Troppo che era normale. Ce l'ha già spiegato bene, per cui lei diciamo, fa quella... rivendica come l'unico vero attentato, quello di PTA. Non c'è autonomo, stato. Guardi, non c'è nient'altro. Guardi, per essere diciamo allora più precise, Francesco Cossiga in commissione parlamentare d'inchiesta
ebbe a definirmi folle, perché, disse, l'attentato di Peteano aveva provocato la prima inclinatura, siamo nel 1972, fra estrema destra, carabiniere e sinistra. È chiaro che negli ambienti dello Stato militare, pari al microfono per favore, l'attentato viene recepito come un attacco. Negli ambienti dell'estrema destra viene recepito come una provocazione. Viene recepito Signore come? Signore, mi disse, quando ho parlato con Raute, a Pino sono venuti i capelli grigi. Almirante si precipitò a mandare 35.000 euro a Cicottine. Cioè, l'attentato di Petiano non è un attentato da strategia dell'attenzione. È contro tutto questo schema. Ecco, senta, passiamo a un altro nome. Il capitano La Bruna, e in particolare i suoi rapporti con Massimiliano Facchini. Lei era con Massimiliano Facchini, è a conoscenza di qualche episodio? E se sì, lo racconti alla corte. Ebbi modo io di parlarne. Mi costava questo rapporto tra Facchini e La Bruna. Mi costava il fatto che dopo il dirottamento aereo La Bruna avesse detto a Facchini: ora basta fare pizzeria. Cioè, c'era stato un intervento diretto di La Bruna. Tanto direttamente aereo si accorgo perfettamente che l'aveva fatto. Per favore, non sei sentito, sì, non può ripetere. Sento benissimo, però immagino che gli altri ripeta la cosa, per favore. Ripeta al microfono in modo da far sentire tutto. Ripeto allora, cosa sto dicendo? Il fatto che il capitano La Bruna parlò con Massimiliano Facchini dopo il dirottamento aereo di Ronchi dei Giornali e gli disse: ora basta fare fesseria. Quindi questo rapporto lo conoscevo, mi costava. Ecco, questo commento che fece La Bruna, lei lo ha preso da Massimiliano Facchini? Chi è che glielo ha riferito a lei? Perché lei lo conosce? Forse, guardi, ora non voglio essere impreciso, ma credo che sia stato proprio Facchini nel 1973 a riferirmelo. Esattamente. Lei che cosa ha pensato di questa vicenda? Quando Facchini le ha detto... Ma ormai che devo pensare? ormai sto semplicemente nel mio. Io ho ripreso a fare un'attività politica vera all'estero con lo Stefano De Lecchiai, ma in Italia mi fidavo, ma neanche potevo andare a dire tu sei questo, non potevo farlo, dai. Ecco, senta, lei a noi ha riferito che, diciamo, marcò le distanze da questo commento dicendo che lei non voleva prendere ordini dalla Bruna. Chi? Non voleva apparire come uno che prendeva ordine dalla Bruna. Conferma questo. Capitano La Bruna era così, persona, altri mi hanno parlato poi della Bruna, non soltanto Facchini. Beh, Marco Tellacci in Spagna mi disse che La Bruna l'aveva cercato per recuperare il mitra sottratto al ministro dell'Interno la notte del 28 dicembre 170. Remo Landini mi disse: per me Tonino, e si riferiva alla Bruna, per me Tonino era come un figlio, per spiegare perché aveva registrato tanti colloqui con il registratore, con La Bruna. Quindi ormai l'ho fatto notorio, no. La Bruna è l'estrema destra, anche se poi lui è diventato il prezzemolo, a mio avviso, in maniera eccessiva. Ecco, sempre lei Maurizio Giorgi lo ha conosciuto? Chi? Maurizio Giorgi. Come no, certo che l'ho conosciuto. Se spiega alla corte chi era, di quale, come l'ho conosciuto e di cosa faceva parte, di quale associazione? Era un esponente di Avanguardia Nazionale. Io l'ho conosciuto quando sono andato a Roma nel 1975. E in quell'occasione lì, nell'appartamento di via Sartorio, dove abitava Stefano, dove poi sono andato ad abitare pure io, abbiamo conosciuto una serie di elementi
di elementi, diciamo, di esponenti di avanguardia nazionale, tra cui Maurizio Giorgi. E con Maurizio Giorgi poi siamo stati anche in America Latina. Siamo stati esattamente in Argentina assieme dal maggio del 78 al febbraio del 79. Le risulta che anche Giorgi avesse rapporti con il capitano La Bruna? No. A me risulta che al processo di Venezia il capitano La Bruna, rivolgendosi, parlando, interrogato dalla corte, distorse lo sguardo dal presidente e si rivolse verso di me, dicendo con un sorriso piuttosto cattivo: Giorgi era un mio confidente. Ma l'ho preso quella questione. Ecco, no, c'è un episodio che adesso le ricordo, risalente al 72, quindi è un episodio che lei ha preso probabilmente da altri, è relativo ad un incontro proprio tra il capitano La Bruna e delle Chiaie, mediato da Maurizio Giorgi. Guardi, quello non è un episodio che dimostra il fatto che Giorgi fosse legato a Arset. Quello è l'incontro fra Giorgi, cioè fra La Bruna e delle Chiaie. Esatto. Che è stato praticamente favorito da Guido Paglia, e La Bruna è stato accompagnato da delle Chiaie. Ecco, se vuole... non risultava come un collaboratore del servizio, risultava come un accompagnatore di questo ufficiale che voleva parlare con delle Chiaie. Ecco, le sa il motivo di questo incontro tra delle Chiaie e La Bruna? Guardi, tutte e due l'hanno sempre occultato. Non si è mai saputo il motivo vero, quello che si sono dette non hanno mai rivelato né Stefano, delle Chiaie, né anche La Bruna. Secondo me, da quello che ci ho potuto comprendere, è stato un tentativo, un accordo di collaborazione fra l'Avanguardia Nazionale e SIT, che poi non ha fregato. Ma nessuno dei due l'aveva detto pubblicamente. Non gliel'hanno mai detto il motivo. No, pubblicamente non l'hanno mai detto. Il motivo di questo incontro. Ecco, senta, lei ha nominato Guido Paglia. Se vuole riferire chi è o chi era, Guido Paglia all'interno di Avanguardia Nazionale. Guido Paglia è stato presidente di Avanguardia Nazionale, ma a me mi costa essere figlio dell'ammiraglio Dario Paglia, tra l'altro coinvolto, il cui nome venne depennato dalla lista degli ufficiali che partecipano al corpo borghese. E che a un certo punto passò, si mise al servizio del SIT e fece una relazione dettagliata su Avanguardia Nazionale e sul ruolo di Avanguardia Nazionale nel corpo borghese. Quindi è da quegli anni che anche negli ambienti di Avanguardia si indica Guido Paglia come elemento che aveva in un certo senso tradito l'organizzazione, mettendosi a disposizione del SIT. Ecco, senta, fino a quando rimase Paglia responsabile, presidente di AN, di Avanguardia Nazionale? Guardi, io so che nel 1970 già era Adriano Tilli che era il presidente, quindi Paglia si allontanò alla fine del 79. E consegnò questo dossier sul golpe borghese? Nel 71-72 lui passò questo dossier al SIT. E divenne un collaboratore del SID e un giornalista su Libro Paga del SID. Ecco, può essere questo il motivo dell'incontro tra La Bruna e delle Chiaie? Io le ripeto. Che temporalmente siamo in quel periodo. Io dico, secondo me ci fu un dato che Avanguardia Nazionale, va bene, era considerata da SIDA, evidentemente non ha torto, una struttura che faceva capo alla divisione affari riservati. Credo che SIDA abbia cercato, in questo contatto con La Bruna, di stabilire con l'organizzazione di Stefano delle Chiaie una collaborazione. Ma poi ovviamente né delle Chiaie né La Bruna hanno mai ammesso questa volontà di collaborazione. Quindi chi ha detto una cosa, chi ha detto una mezza cosa, chi ha detto un'altra. Sicuramente hanno parlato dell'aiuto da dare a Franco Preda e Giovanni Ventura, sicuramente. L'82 era latitante delle Chiaie? Sì, latitante era delle Chiaie, latitante dal luglio 1970.
Quindi quando incontrò la Bruna era latitante. Sì, era latitante. Come no? Tu eri latitante. Senta, da altra fonte, non so se lei questo lo sa, ma magari ce lo può dire, noi sappiamo che nel 74 ci fu un incontro tra delle chiaie, il prefetto D'Amato e Guérin Cerach a Madrid. Lei, okay. Cerach, Guérin Cerach, agente preso, lei ne sa qualcosa di questo incontro? No. Non è stato. Guardi, io tenderei a escludere. È un'altra fonte per cui io magari... tenderei a escludere che un personaggio accorto come Federico D'Amato si è posto fino a questo punto, forse che resta là, una certa dose di esibizionismo ce l'aveva, ma non credo proprio D'Amato. Va bene, torniamo all'ordine che mi ero dato. Giancarlo Rognoni e il gruppo La Fenice avevano rapporti con il gruppo di Carlo Maria Maggi. La Fenice, se vuole spiegare, era un braccio di Ordine Nuovo che operava nel Milanese, ma era organico, allora, sostanzialmente di Ordine Nuovo, questo è quello che dicono le sentenze. Rognoni aveva una doppia militanza, perché lui non è stato sempre iscritto al Movimento Societariano, non è mai stato espulso al Movimento Societariano, quindi un vicino, che però aveva questa sua attività, questa sigla di un gruppo, diciamo con la sigla della Fenice, che collaborava strettamente con Ordine Nuovo. In particolare consigliere la pace. Questo è il rapporto. Ecco, ma c'è un episodio che lei ha raccontato particolare. Intanto Rognoni venne in Spagna. Rognoni venne in Spagna, si stabilì in Spagna e dopo praticamente mandò l'indicatura per la tentata strage del Trenotolino Roma. Venne, diciamo, ovviamente accolto e poi comunque si poteva aiutare con i suoi mesi, con i mesi che aveva, l'appartamento, poi aprì un bar. Non era persona a me molto gradita. Ecco, lei fa un riferimento ad un'attività di schedatura che lei fece su Rognoni. Se sì, per quale motivo? Poi la interruppe? Non solo con Rognoni. Sto facendo un'operazione di nemici. Da controllare, fra cui stavo infilato il generale Rognoni. Perché? Perché secondo me collaborava con noi l'arma dei carabinieri. Ah, può ripetere, scusi, anche per la corte, se ne volga la corte. Fu delle chiaie, a dire Manoli, ma che fai? Rognoni non camerata. E quindi tolse la foto e i dati di Rognoni dallo scenario. Perché Rognoni, lei ha detto prima, collaborava con l'arma dei carabinieri, questo così. Sì. E quindi lo considerava un nemico. Così è detto. Presidente, io non posso considerare amico chi collabora con gli apparati di polizia dello Stato che ho combatto. Cioè, sia ben chiaro, una volta per tutte, io non arrivo al punto di uccidere per poi dire sì, vabbè, lavoriamo insieme a questo e lavoriamo insieme a quegli altri. Che io mi trovi poi obbligato a un compromesso, cioè quello di tacere, quello di fare, perché non avevo la forza per fare altrimenti. Un altro è un conto. Che condivida? No. Che sostenga? No. Per questo Rognoni l'avevo messo in una lista di nemici, come del resto Gaetano Orlando. Ecco, senta, lei su Rognoni ha riferito anche un episodio particolare di esercitazioni. Sì, esercitazioni di questo Varese. Vuole riferire alla corte esattamente con tutte le mediche fornite dall'arma dei carabinieri. Sì. Non ha capito la signora. Dove e quando? Ovviamente il periodo precedente alla latitanza di Rognoni, non è che lui fu preciso. Comunque disse che hanno fatto queste esercitazioni. I militanti della Fenice con Rognoni avevano fatto esercitazioni paramilitari con tutte le mimetiche fornite dall'arma dei carabinieri. E armi pure? Penso di sì. Guardi che Rognoni era molto... Rognoni si mise alla mia attenzione anche perché era particolarmente legato, cioè ad esempio... Lui disse il maresciallo Felice Maritano era un camerata. Il maresciallo Felice Maritano è quel maresciallo ucciso da Roberto Ghibena nell'ottobre del 74. Il brigadista rosso lo ucciso lui. Però a me non risultava un camerata. Poi leggendo la sua biografia ho fatto scoperto che era un partigiano.
Quindi c'era questo rapporto quasi umano, diciamo così, fra Rognone e certa appartenenza all'Arma, c'era quindi questa adesione a quello che l'Arma voleva, ma l'Arma non voleva un regime fascista, Presidente. Non lo voleva un regime fascista l'Arma dei Carabinieri, eh? Non era quello il suo progetto politico. Se poi Rognone, questo era camerata, quello era camerata, quell'altro era camerata, beh, il termine camerata aveva un significato preciso. Infatti non ne conosco oggi. Ecco, sulla località in cui avvenivano queste esercitazioni paramilitari, le parlò della zona di Varese. Confermo questa dichiarazione. Esatto, nella zona di Varese. Questo lei lo ha preso dallo stesso Rognoni in Spagna? Esatto, in Spagna. Perché lei lo conobbe in Spagna, Rognoni? Eh sì. Lo conobbe in Spagna. Quando venne latitante, lui come altri, io l'ho conosciuto in Spagna, non in Italia. Ecco, senta, me la faccio adesso questa domanda. Diciamo, delle Chiaie aveva dato una disponibilità all'accoglienza in Spagna a chiunque di destra avesse bisogno, sì o no? Non si poteva dire di no. Perché non si poteva dire di no? Perché comunque c'erano dei legami, diciamo, ideologici e politici, quindi non si poteva abbandonare una persona che fuggiva dall'Italia e si rifugiava in Spagna. Abbiamo purtroppo dato aiuto anche a Gaetano Orlando, che veramente non ce l'ha chiesto l'appoggio, l'abbiamo incontrato, non l'abbiamo trovato, l'abbiamo intercettato noi, però alla fine l'abbiamo aiutato noi. Ha capito cosa ha detto? Cosa? Spieghi bene perché il purtroppo. Gaetano Orlando era il braccio destro, il luogotenente del partigiano Carlo Fumagalli, che dirigeva un'organizzazione che era riferita al ministro degli interni. Un'organizzazione che non aveva quindi un colore politico fascista. Tant'è che Gaetano Orlando in Spagna deve la vita a Stefano delle Chiaie. Adesso arriviamo a Gaetano Orlando e al Marco. Siccome ha citato Fumagalli, è un nome che è venuto fuori anche in una precedente udienza, ovviamente sì. Lei non c'era, per la Corte, se può spiegare... No, ci arrivo dopo. Però. Ah, ci arrivo, okay, allora. Ci arrivo dopo. Voglio chiudere prima questi due nomi. Sì, sì. Ecco, senta, lei ha riferito anche di un altro episodio di Rognoni a Madrid in compagnia di Pomar, Eliodoro Pomar. Sì. Ricorda, intanto dica chi è per cortesia Eliodoro Pomar e l'episodio a cui lei ha assistito o di cui lei ha avuto conoscenza. Guarda, Eliodoro Pomar era un dirigente del Fronte Nazionale, era un ingegnere che nella... aveva praticamente sul piano della sicurezza i rapporti con il sindaco all'interno dell'apparato del centro in cui lavoravo, il centro nucleare, una roba del genere, ora i ricordi sono un po' vaghi. E scappò in Spagna a seguito del colpo borghese, dei mandati di cattura per il colpo borghese. E lì ovviamente pure lui ci trovammo, venne nel nostro appartamento, si fecero, diciamo, dei ricevimenti, tutti quanti assieme. L'episodio di Rognone si riferisce alle armi che stanno progettando. All'esplosivo. Eh? All'esplosivo. All'esplosivo. Sì, ma Rognone venne anche minacciato da dire che è per gli attentati di Savona. Cioè, è vero questa cosa che disponevano di esplosivo in Spagna che Rognoni e Pomar. Ma Stefano delle Chiaie minacciò Giancarlo Rognoni per gli attentati a Savona. Questo non vuol dire, per carità, che il Rognoni poi sia il mandante di quegli attentati. Ma evidentemente Stefano riteneva che ci avesse comunque, sia pure indirettamente, lui stava in Spagna, avesse una qualche responsabilità o potesse comunque indurre chi lo commetteva a fermarsi. Senta, lei Digilio lo ha conosciuto, Carlo Digilio? L'ho conosciuto, l'ho incontrato una volta. Dove? Credo in Italia e poi una volta a Madrid. Una volta in Italia, una volta a Madrid. A Madrid. E
ricordo di un episodio particolare avvenuto a Madrid. Le porto i saluti di chi, Carlo Di Giglio? Mi portò i saluti di Del Pozzorde. Di Del Pozzorde, ma però glieli portò in maniera... In forma ironica. Ecco, per quale motivo, spiega la corte, i saluti di Zorzi arrivavano in forma ironica? Vabbè, una volta che io sono passato dall'Avanguardia Nazionale, è evidente che tutto l'ambiente ordinovista mi era nemico. Da Paolo Signorella a Carlo Maria Maggio e tutti gli altri, compreso ovviamente Del Pozzorde. Ecco, lei conosceva Di Giglio con il soprannome di Otto o Zio Otto? O sì. Lo ha preso in altra circostanza? No, lo conoscevo come Zio Otto. Come? Otto, come Otto o Zio Otto. Otto comunque, sì, sapevo che era... Era un nome che derivava, così mi hanno detto, della sua abilità a parlare con la pistola. Sapeva il mestiere che faceva, oltre a confezionare bombe? No. Al poligono di tiro? Ecco. Dopo praticamente si sono sapute tante cose. Vedete, c'è un afflusso di informazioni nel tempo. Non è che c'è mai qualcuno che viene e racconta tutta una storia o tutta una vita. E tante volte la difficoltà è proprio quella che c'è un flusso di informazione, va bene, che è difficile poi riuscire a inquadrare nel tempo. L'ambiente dell'estrema destra era così. Io sapevo che Di Giglio era abilissimo a sparare, il suo nome Otto derivava dalla capacità di sparare con la pistola, cioè di segnare un otto sparato. Senta, ma in quel contesto lì lei era conosciuto come l'autore dell'attentato? O era una cosa che... Guardi, c'è stato un fatto strano. Nessuno al di fuori di tre persone, cioè io, Ivano Boccacci e Carlo Giuttini, sapevamo dell'episodio. Però da tutta la vita dell'estrema destra, va bene, venne immediatamente recepito come un attentato fatto da me. Non so perché, però è così. Forse dalle tesi che lei proponeva. Erano idee cose, chiaro, sapevano perfettamente che le mie idee non erano le loro. Quindi molto probabilmente fu proprio questo a fargli pensare che ero io l'autore dell'attentato. Ma senza prove però. Nessuno ha mai avuto una prova. Quindi le accuse nei suoi confronti nascono... Le accuse nei miei confronti nascono dalle informative del periodista Giuseppe Santovito, dalle informazioni fornite sulla base dei milioni fatti all'interno del BIS per il finanziamento a Carlo Cicuttini da parte dell'ammirante, disponenti di Democrazia Nazionale, e per il resto da due o tre pentiti che dicono, si diceva, c'era la voce, c'era il convincimento. Proprio no, Presidente, senza la mia assunzione di responsabilità. Quell'attentato sarebbe a carico di ignoto. E non lo dico per minacciarlo, lo dicono gli atti processuali. Quindi non è che la mia battaglia contro lo Stato non costa il sacrificio di altri, anche purtroppo, ma pure il mio. Ecco, senta, passiamo all'argomento che ha anticipato prima il collega, cioè al MAR di Carlo Fumagalli. Ecco, lei ha conosciuto Orlando Gaetano? Gaetano Orlando? Lo abbiamo intercettato in un residenza, mi pare che si chiamasse Chevedo, a fine giugno del 74. Era giunta la segnalazione che lì c'era il Guido Giannettini, e quindi con Stefano De Ricchiai siamo andati alla residenza, a questa residenza, convinti di trovarci Guido Giannettini, che infatti c'era stato. Invece al suo posto era andato via, però al suo posto trovavo Gaetano Orlando. Ecco, lei l'ho conosciuto in Spagna? L'ho conosciuto in Spagna in quella circostanza. Vuole riferire alla Corte l'episodio dell'interrogatorio? Lo interrogammo. Lei, delle chiaie, e se c'era qualcun altro, sì, chi avete fatto a Orlando Gaetano e per quale motivo? C'era Mario Ricci. Abbiamo interrogato Gaetano Orlando perché era un esponente del MAR. Volevamo sapere il MAR cosa facesse. Volevamo avere informazione
sull'appoggio che aveva dato a certi elementi di avanguardia nazionale. Eravamo interessati a sapere tutto su Giancarlo Esposte, che ormai si era schierato, passato dall'avanguardia nazionale a Carlo Fumagalle, e poi altri dettagli, ad esempio Piazza Pontale. E quello che voi volevate sapere, siete riusciti a saperlo? Che cosa vi disse in quell'interrogatorio? In parte praticamente ci spiegò. Poi purtroppo, ebbene, quando si bloccò, avvenne che Mario Ricci aveva diciamo, la disposizione, perché io interrogavo Gaetano Orlando, facciamo 5-3 parti, io interrogavo Gaetano Orlando, delle chiaie, stava all'altro, intervenivo ogni tanto. Mario Ricci aveva la disposizione, aveva una pistola che doveva estrarre e puntarla su Gaetano Orlando se fosse divenuto reticente. Ma non l'ha fatto. Ma bene, invece questo non avvenne. Non l'ha fatto, e questo praticamente poi, anche con l'intervento di Stefano che mi ha detto no, lasciamolo stare, ha salvato la vita a Gaetano Orlando. Ecco, le parlò in quell'interrogatorio di un possibile colpo di Stato che doveva venire in Italia da parte dei MAR e da chi erano appoggiati i MAR? L'appoggio era quello dell'Arma dei Carabinieri, ma anche delle forze di polizia. La data se la ricorda in cui doveva scattare questa operazione e attraverso la data, quale... La data era, guarda, era quella del 74, nell'aprile del 74, quando loro dovevano uccidere Atto Sovalsecchi, ministro dell'economia, del commercio, comunque implicato in tutto quanto quello che era il traffico dei petroli, la corruzione in quel campo, tanto che loro avevano deciso di eliminarlo fisicamente. Doveva morire il 25 e il 28 aprile del 74. L'uccisione di Atto Sovalsecchi sarebbe stato il segnale per l'insurrezione. Ecco. Ma non ci fu. Senta, si ricorda, diciamo, il soggetto che doveva essere eliminato, il politico, si chiamava Valsecchi, che adesso si ricorda. Come? Valsecchi, l'ha già detto? Valsecchi. Sì, l'ho detto. Senta, nel corso di questo interrogatorio si fa anche riferimento ai contatti tra il gruppo di Carlo Fumagalli, il MAR, e il colonnello Santoro. Sì. Vuole riferire alla Corte chi è il colonnello Santoro e se lei lo ha già sentito in precedenza questo nome. Io colonnello Santoro ne ho sentito parlare da Carlo Fumagalli, come diciamo un amico. Una persona sul quale si poteva contare, non ho sentito parlare da Mario Ricci come persona affidabile per gli avanguardisti di Trento, cioè lui e Cristiano Decker. Era un altro ufficiale dell'arma in contatto con un gruppo terroristico sostanzialmente. Vabbè, poi c'era praticamente su chi è altro ufficiale affidabile, uno poteva essere Gerardi. Il capitano Delfino, Raffaele Delfino, ma erano vari, c'era il Dovidio, Giancarlo Dovidio, quello che comandava la compagnia di Camerino, l'artefice poi della provocazione di Camerino. Comunque Santoro era considerato una persona affidabile. Sì, adesso ci arriviamo. Se consente l'operazione di Camerino, arriviamo dopo. Ma direi il MAR alla fine ce l'ha descritto, che cos'era? Il MAR era un'organizzazione politica che attraverso attentati destabilizzanti, ad esempio l'incendio alla Pirelli quando morì nell'opera di spegnimento, l'opera di Gianfranco Carminati, doveva praticamente giungere a un colpo di Stato. Era una struttura che dipendeva dal Ministro dell'Interno, e questo lo dico con certezza oggi, perché nel 92-93 il capitano dei Carabinieri Giraudo, al quale io parlai, andò a cercare il nome di un certo Motta, perché a me Gaetano Orlando del carcere di Palma aveva detto Motta, lì c'erano girate gli alpini, Giuseppe Motta, che è stato sempre uno di loro. Ma non è detto che ce ne sia solo uno di Motta, ce ne possono essere due.
un anche amministratore interno, e di fatti c'erano anche Giraudo, accertò che c'erano due moto amministratori interni, un questore e un prefetto, però a distanza di 20 anni non ha potuto fare nient'altro. Comunque era riferito al ministro dell'interno e per questo contrastato da Sinto. Il Sinto cercò di eliminarla nel 1970, ci furono gli arresti, poi il processo è aprito incredibilmente a Lucca, e poi Sinto gli accostò l'operazione del marzo del 74 che porta all'arresto di Pomagale nel 9 marzo del 74 e il Sinto e Carabinieri. Senta, Presidente, Signore della Corte, su questa vicenda noi produrremo tutti gli interrogatori o alcuni interrogatori di Gaetano Orlando, perché diciamo, ha reso ampie dichiarazioni, sempre il dottor Salvini, su tutta la vicenda dei mari e su quello che in questo momento ci ha raccontato Vinci Guerra. Ecco, non è una propalazione che viene soltanto da Vinci Guerra, ma lo stesso Orlando negli anni 90 prese le distanze e raccontò esattamente questi fatti. Senta, le risulta che Orlando andò poi in Sud America dopo il periodo spagnolo? Sì. Dove andò, se lo ricorda? In Uruguay. In? Uruguay o Paraguay, ora non mi vorrei confondere, comunque stava lì con Elio Massacrata. Bolivia, le dico Bolivia, se lo ricorda? No, Gaetano Orlando in Bolivia non mi risulta. Non se lo ricorda la Bolivia? No, io ho parlato con Gaetano Orlando nel carcere di Palma. No, nel Paraguay, quindi. E mi ha parlato del Paraguay. È stato in Bolivia e probabilmente ha preferito non dirmelo. Però a me, con me ha parlato del Paraguay, non della Bolivia. Infatti andò nel Paraguay, ha ragione. Ha ragione. Lei ebbe modo di vederlo in Sud America durante la sua permanenza in Sud America? Non l'ha visto. Perché lei in Paraguay non c'è mai stato. Non avevamo più contatti praticamente, alla fine c'eravamo un po' sparsi, no? Esatto. Piero Carmassi, lo conosce o lo ha conosciuto? Sì, lo conosco. Dica chi è, a quale delle due organizzazioni apparteneva? No. Carmassi è un esponente di Avanguardia Nazionale di Massa Carraro. È un operativo. Si ricorda di quale gruppo era di Avanguardia Nazionale? Di quale città italiana? Faceva parte del gruppo Toscano. E dove l'ho conosciuto lei? E io l'ho conosciuto in Spagna. In Spagna. Ha raccontato un episodio particolare che è relativo a una professione che svolse in Spagna come guardia del corpo. Sì, lui poi è diventato guardia del corpo di Sisto di Borbone Parma. Sì, Carmassa aveva una forza fisica fuori del comune, definire eccezionale. Sì. Senta, invece rispetto a non si è capito il nome della persona di cui era guardia del corpo del principe Sisto di Borbone Parma. Faccia portare. Ecco, le risulta che Carmassi nel periodo spagnolo abbia incontrato anche Stefano delle Chiaie? Sì, certo. Sì, sì. Perché in Spagna voi esattamente dove stavate? Che appartamento utilizzavate? Siamo stati a Barcellona, poi siamo stati a Madrid. A Madrid avevamo come un appartamento in Avenida Manzanares, poi ne abbiamo avute almeno altre due. Vabbè, non ricordo l'ubicazione, ve lo dico sinceramente. Barcellona e Madrid, due città. Esatto. Le sa che rapporto c'era tra Carmassi e delle Chiaie? Era un buon rapporto. In Spagna era un buon rapporto. In Spagna c'era un buon rapporto. Sì. Anche precedentemente, era un uomo di delle Chiaie, Piero Carmassi. Sa mica se gli fece anche da autista, le risulta questa cosa? Gliel'abbiamo già chiesto. Guardi, delle Chiaie e Piero Carmassi, Antonino Fiore, con delle Chiaie erano stati insieme in Costa Rica. Dove penso che abbiano preso parte a qualche operazione antiguerriglia o di guerriglia, qualcosa di antiguerriglia molto probabilmente. Quindi i loro rapporti erano buoni. Bene. Del gruppo di Massa lei ha conosciuto solo Carmassi o anche altre persone?
del gruppo di massa solo Carmassi. Eh? Del gruppo di massa soltanto Carmassi. Soltanto Carmassi, quindi ecco, per esempio Firomini, lei l'ha mai sentito? Chi? Firomini Giulio. Firomini Giulio. Ecco, su questo punto, diciamo, lei non è che ha conosciuto tutti gli appartenenti e gli adepti a Guadalupe. No, non avrei mai potuto conoscere tutti. Perché è un'affermazione che ha già fatto nel corso del procedimento Cavallini, in cui ha detto: io non ho conosciuto tutti quelli di Avanguardia Nazionale, perché il mio rapporto era soprattutto con delle chiaie e Tilger. E poi sono stato più tempo all'estero che in Italia. Ho passato più tempo all'estero che in Italia, quindi. Ma mi conferma che il suo rapporto, diciamo, preferenziale era con i vertici di Avanguardia Nazionale, quindi con Tilger e delle chiaie. Ma guardi, stabilito questo rapporto, diciamo, di amicizia, quindi anche non solo un rapporto politico, un rapporto umano col tempo delle chiaie, è chiaro che evidentemente lui era il punto di riferimento. Bene. Ascolti, Cauchi l'ha conosciuto? Chi? Cauchi, Augusto Cauchi. Sì, l'ho conosciuto. Faceva parte di AN o di OE? No, faceva parte di Ordine Nuovo. Di Ordine Nuovo. Io l'ho conosciuto quale... in Spagna e poi l'ho rincontrato in Cina. Di Ordine Nuovo, toscano detto? Toscano, sì. Toscano. Ecco, Cauchi, lei quando lo conosce? In Spagna. In Spagna. E lo ritrova anche in Sud America poi? Sì, lo ritrova. Perché in Spagna ha avuto dei rapporti particolari con Cauchi oppure... In Spagna abbiamo avuto, a dire la verità, rapporti sporadici, perché lui appunto aveva questo appartamento, non era di Avanguardia, quindi non aveva con noi. In Cile e poi in Argentina abbiamo avuto rapporti più ovvi, più stretti, perché eravamo lì. Ecco, ricordiamo prima che lei ha detto si è trasferito in Cile nel 77 e poi nel 78 andò in Argentina, se non ho capito male, nei suoi spostamenti in Sud America. Quando sono andato nell'estate del 77, giugno del 77, sono arrivato in Cile, ho trovato già lì Augusto Cauchi. Ecco, le riferì Cauchi dei suoi rapporti con Licio Gelli? No, nel senso, mi parlò di Gelli. Okay. Ma non come gran maestro, come persona che dava chissà che soldi, come finanziatore, me ne parlò come si parla di un industrialotto. E che cosa le disse di Licio Gelli? Che cosa le disse di Licio Gelli? Se ne parlò in questi termini, nulla di straordinario, nulla che potesse colpirmi. Il microfono, per favore. Nulla che potesse, diciamo, impressionarmi in particolare. Gli industrialotti che ci dà, che versavano soldi. Modeste, somme modeste c'erano tanti in quel periodo. Ecco, però, guardi, Vinci Guerra, lei non verbale reso il 12 maggio 92 davanti al dottor Grassi ha dichiarato una cosa, diciamo, un pochino più spinta rispetto ai rapporti tra Cauchi e Gelli, perché ha detto, come ho già detto in altre dichiarazioni, il Cauchi mi ha parlato dei suoi rapporti con Gelli, col quale avevo un rapporto personale. Sì, diceva che era un industriale toscano che gli dava piccoli finanziamenti nell'ordine dei 50. Un rapporto personale non ha significato che Cauchi avesse conoscesse effettivamente chi fosse Gelli. Rapporto personale è quello che va a casa di Gelli, sì, chiede un aiuto, un contributo finanziario, questo prende, gli dice magari comoda, gli offre il caffè, gli può offrire il caffè e poi gli dà magari le 50.000 lire, le 100.000 lire, capisce? Quindi non è... Quindi confermo che quello che sto dicendo. Sì, ma è un aiuto alla memoria, se non è che le sto dicendo che sta dicendo una cosa sbagliata, è soltanto un aiuto alla memoria, perché sono passati tanti anni, lei ha reso decine e decine di verbali. Lui sostiene che quel verbale lì non contraddice quello che ha detto. No, esatto, perché... Il rapporto personale non cambia niente, insomma. Ok. Ecco, sempre in questo verbale dice che avrebbe appreso da Cauchi che Gelli era un punto di riferimento per Cauchi. Gelli. Esattamente, Gelli era per il Cauchi un punto di riferimento, il Cauchi frequentava l'abitazione eccetera, in questo senso punto di riferimento, cioè, se aveva bisogno di qualcosa Gelli poteva intervenire. Le ribadisco, Cauchi non mi ha mai parlato del Gelli che abbiamo conosciuto dopo, comunque lo dico in maniera proprio sincera,
Gauca è una figura sopravvalutata nell'ambiente toscano. Se ce l'aveva contatti, aveva contatti con chi dirigeva, con i dirigenti di Ordine Nuovo, non con Gauca. Gauca il contatto vero ce l'aveva con il federale di Arezzo, col quale si trova il codice anche dalla Sud America, con Oreste Ghinelli. Quello era il contatto vero di Gauca. Ecco, senta, Di Gelli ne parla anche con Giuseppe Pugliese. Esatto. Ecco, chi è Giuseppe Pugliese e in che tempo ne parla Di Gelli con Pugliese? Era un esponente del Movimento Sociale Italiano, passato poi a Ordine Nuovo, dirigente di Ordine Nuovo, e negli anni è divenuto, diciamo, un quadro occulto di Ordine Nuovo, che aveva responsabilità anche in Toscana. Quindi era un quadro occulto di Ordine Nuovo? Adesso. Esatto. Un quadro coperto di Ordine Nuovo. Quadro cosa significa? Che era i vertici, questo significa? Beh, era, no, diciamo, no, lo spieghi perché io lo era, so. Era un alto livello. Diciamo che era il braccio destro di Clemente Graziani. Lui era molto legato. E Pugliese potrebbe aver avuto rapporti proprio con le Socelle. Perché quando a Viterbo abbiamo avuto una discussione amichevole sui fascisti e i servizi, ho ricordato a Pugliese che Gelli aveva tradito. Gelli collaborava con noi, i servizi segreti inglesi e americani, e la risposta un po' risentita di Pugliese fu: e se l'avesse fatto per ordine personale del Duce? Frate, che insomma sembra fatto intendere che Pugliese a Gelli ci tenesse un po'. Secondo me chi poteva essere il tramite? Il tramite non era un Gauca, era Giuseppe Pugliese. Sì, no, ho capito bene. Pugliese aveva dei rapporti anche con Paolo Signorelli, sì? Le risulta questo? Le risulta, dico, ho fatto il segno che non viene registrato. Pugliese aveva un rapporto ovviamente anche con Paolo Signorelli, come con tanti altri militanti e dirigenti ordinovisti. Ecco, senta, Pagliai lo ha conosciuto lei? Sì, l'ho conosciuto. Anche, riferisca a chi apparteneva, a quale organizzazione? Pagliai apparteneva alla Fenice. Alla Fenice di Giancarlo Regnone. Era un uomo di Giancarlo Regnone. Sì. Lei lo rivide anche in America Latina? Lo rividi in Cile. Quando arrivai, oltre a Gauca, c'era anche Pierluigi Pagliai. C'era? C'era anche Pierluigi Pagliai. Ecco, le risulta che lavorò con personale dei servizi segreti del Sud America? Pagliai si trasferì in Argentina e ci risultava, perché poi ci fu una rottura fra Pagliai e Delle Chiaie. Lui si andò a vivere a casa, diciamo, di un amico che lavorava per il servizio segreto dell'aeronautica militare argentina, e quello era il contatto con Pagliai. Poi si è trasferito in Bolivia, mantenendo comunque sempre questo contatto. In questo suo riferire, diciamo, dice anche di un litigio che ci fu con Delle Chiaie. Di uno? Di un litigio che ci fu con Delle Chiaie. Sì, Stefano in Bolivia. Per le modalità di un interrogatorio. Stefano alla Pazzo, il controllo Delle Chiaie all'interno, nei sotterranei, non so di quale comando militare o di polizia, nel quale Pagliai stava partecipando alla tortura dell'uomo. Questo lei da chi lo ha saputo? E Delle Chiaie lo prese a schiaffi. Lo prese a schiaffi, ma poi dovette incautelarsi, perché Pagliai ormai in Bolivia si era fatto il suo giro di amicizie nell'ambito della polizia. Quindi Delle Chiaie, dopo averlo preso a schiaffi, dovette cautelarsi per evitare che Pagliai potesse fare qualcosa contro lui. Bene, ma quello che mi interessava capire è questo: com'era possibile, chi era il tramite che consentiva a Pagliai, ma anche a Cauca, e poi ci torniamo, di lavorare con i servizi sudamericani? Com'era possibile che Pagliai, che era
un latitante all'estero, potesse lavorare per i servizi sudamericani. Chi è che faceva da tramite? Chi è che lo inseriva in questo mondo? Guarda, lei tocca un tasto che in effetti non ha mai trovato una risposta precisa. Cioè, noi siamo stati in contatto, io parlo dell'estero, sì, non dell'Italia, ma parlo dell'estero, quindi spagnoli, cileni, argentini, erano tutti servizi segreti che avevano ottimi rapporti con quelli italiani. Ma però non conosco chi abbia mai introdotto Stefano, va bene, in questi servizi. Quando lei parla di Stefano Delechiaie, che aveva contatti con questi, col personale dei servizi segreti sudamericani. Sì. Non era un segreto. Non era un segreto. Se poi Pagliaia poi ha trovato la strada per conto suo con il servizio segreto dell'aeronautica, l'ha trovato poi in Bolivia, non lo so, può anche dare. Ecco, le risulta che anche Cauchi lavorò per la DINA, che anche Cauchi lavorò per la DINA. Chi? Cauchi, Augusto Cauchi. Cauchi lavorava al reparto computer della DINA. Non è stato Delechiaie a mettercelo, non ho mai capito come ha fatto ad arrivarci. Non è stato Delechiaie a metterlo lì, eh? Spieghi chi è la DINA per la Corte, perché la DINA, spieghi chi è, per che la cos'è? La DINA è il servizio segreto di direzione dell'intelligenza nazionale. Era il servizio segreto del regime di Pinochet, diretto da Manuel Contreras. Gauchi entrò, io lo trovai che lavorava già al reparto computer della DINA. Immagino che la scelta di andare in quei posti lì dipendesse anche dal fatto che c'erano dei regimi. Ecco, però questa è una cosa... coerenti con le vostre idee. Più che regime, no, ma era una scelta che derivava dal fatto che c'era la certezza di trovare appoggio e coperture, cioè di poter fare la ditata sia in Cile sia in Argentina. Però i generali cileni non sono gli equivalenti dei generali italiani dal suo punto di vista? No. No? Sono equivalenti nella misura in cui i generali cileni hanno fatto un golpe con il consenso, va bene, l'input degli Stati Uniti d'America. E quando gli Stati Uniti hanno preteso da Pinochet la consegna di Andrew Tolley, il regime cileno ha dovuto piegare la testa, perché chi comandava in Cile non era l'ambasciata americana, non era Pinochet. Quindi esattamente quello che lei sostiene rispetto alla strategia della tensione italiana. In quegli anni lì gli Stati Uniti avevano praticamente il controllo dell'America Latina, con la scusa del combattimento antisoppressivo. Quindi la sua presenza lì e la sua permanenza era l'anticomunismo, non era il fascismo, era l'anticomunismo che apriva la strada. Era una cosa un po' diversa. Bene, senta, lei ha fatto adesso un nome che è quello di Tolley. Okay, vuole ripetere chi è questo Michael Tolley? Tolley era un americano naturalizzato in Cina, in Cile, naturalizzato cileno, va bene? Sì, certo. Che lavorava per la DINA, è uno il suo lavoro, diciamo, più migliore, il più indicato, era quello del killer del servizio. Era uno dei killer del servizio segreto cileno. Questo era Andrew Tolley. Ecco, Tolley a un certo punto fu estradato, diciamo così, fu ripreso dagli americani. Ti ricordo questo episodio che ci ha raccontato? Fu estradato negli Stati Uniti, sì, quando praticamente ci fu un cambio. Gli Stati Uniti imposero un cambio del comportamento di Pinochet e del regime cileno. Fecero sciogliere la DINA, crearono il CNA, Centrale Nazionale di Intelligenza, al comando di un generale, il generale Mena, che era nemico di Contreras. Quando imposero questo, gli Stati Uniti presero come pretesto la certezza che Mike Tolley, Andrés, aveva ucciso il ministro cileno Orlando Letelier a Miami insieme alla sua segretaria. Quindi ne chiesero l'estradizione.
è lì che si vede, diciamo, la debolezza del regime cileno di Pinochet. Perché io andrei a parlare con Mike Torri il giorno prima che venisse stradato. Mi disse: guarda Andrés, che qui non hai più prospettiva. Ecco, senta, possiamo aiutarti in Argentina. La risposta fu no. Tengo la parola di mi general che non me vanno a consegnare gli Stati Uniti. La mattina dopo era sull'aereo con due agenti delle FBI che lo portavano a pagare. Non potevo opporsi in Cile alla volontà degli Stati Uniti. Questa è la verità. Ecco, senta, dopo l'estradizione, voi avete ricevuto anche i saluti di questo Tolli, chi ve li portò? Racconti questi episodi. I saluti dei Tolli giunsero in Argentina tramite gli agenti dell'FBI, che non li affidarono direttamente, non li diedero direttamente a Stefano, li fecero avere tramite un capitano del servizio segreto argentino. Comunque erano due agenti dell'FBI, gli stessi che avevano ascoltato Tolle, che era un residente a Buenos Aires, i quali dissero, Tolle manda i saluti ai camerati italiani che stanno in Argentina. Non c'era questa ricerca tra i tanti presidenti. Non c'era. Bene, su questo presidente torneremo dopo aver parlato di Via Sartorio. Riprendiamo l'elenco. Faccio una domanda su Luigi Fanica, di cui lei ha fatto il nome all'inizio del nostro interrogatorio. Stefano si arrabbiò con Paolo Signorelli perché l'ha portato in Via Sartorio, dicendo: ma lo sai che lavora per i carabinieri? Ecco, quindi, perché ce lo porta qua. Bene, allora dobbiamo introdurre Via Sartorio. Che cos'è Via Sartorio e che cosa accade in Via Sartorio tra l'1 e 2 dicembre del 75? Via Sartorio di Roma. Era un appartamento di un quartiere nazionale, un appartamento ovviamente coperto, nel quale abitava Stefano De Richei, nel quale ci siamo, poi sono da settembre del 75 ci ho abitato anch'io. Quando lei rientra, non ero abitante. Quando lei rientra dalla Spagna, la prima volta? Dalla Spagna mi porta a Roma e vado ad abitare via Sartori. Ho passato un po' tutto, anche con Cutelli, passo per quell'appartamento, c'è stato almeno una quindicina di giorni. E poi praticamente il 2 dicembre del 75 ci fu un'operazione fatta dai carabinieri. Però, va bene, è stata sempre attribuita un'azione contro l'avanguardia, invece non fu così. I carabinieri, quindi il SID, non agirono contro l'avanguardia, contrariamente a quello che può sembrare. E glielo dico con un dato di fatto. Via Sartorio è parallela alla via in cui abitava Luca e Carolina Casale, che stavano tutti i giorni a casa nostra e noi andavamo tutti i giorni a casa loro. I carabinieri che piantonavano, controllavano l'appartamento, stavano nella piazza, dove si andava praticamente, si attraversava la piazzetta e si andava a casa dei Casale. Non hanno mai agito contro loro. Un motivo c'era preciso, che il giorno dopo iniziava il processo d'appello per Pesiano. Quindi il sospetto che già allora c'era uno scontro in atto all'interno dei servizi e dei carabinieri, cosa fare nei miei confronti? Allora, andiamo con ordine. Dunque, lei in questo appartamento, lei ha riferito due episodi, uno relativo all'1 dicembre, quando si svolge una riunione corposa dentro... Il primo dicembre, sì. Esatto. Vuole riferire chi c'era? Non tutti e 30, ma grosso modo qual era l'oggetto di questa riunione che ci fu e che cosa accade poi il 2 di dicembre? Beh, dicembre sera c'era un bel numero di persone, compreso Massimo Pechini, che sì, venne pedinato da noi. Paolo Signorelli e altre persone. Il appartamento era sotto il controllo dei carabinieri che non sono intervenuti. Ecco perché le dico, poi l'operazione non è come sembra. L'appartamento, io che l'appartamento era sorvegliato, me ne ero accorto 3-4 giorni prima e ne ho parlato con Tilger. Ho detto: guarda piano che l'appartamento è sotto controllo. Gli ho anche indicato più o meno dove stavano, no?
Lui mi ha detto: no, non credo, non è possibile. Ha detto: Adriano, guarda che non mi sbaglio, dico che l'appartamento è sotto controllo. E se vabbè, comunque tanto fra un giorno o due ce l'andiamo. E invece poi scattò l'operazione. Quindi l'1 dicembre c'erano personaggi sia di Ordine Nuovo che della Guardia Nazionale, sì, no, che della Guardia Nazionale, che, perché in quel momento va bene, si era creata una collaborazione tra i due gruppi, quindi ormai le riunioni erano viste. Siamo nel 75. Siamo nel 75, siamo alla fine del 75. Il punto di riferimento per tutti, per un certo periodo, è stato Paolo Signorelli. Che l'1 dicembre era presente dentro, l'1 dicembre era in appartamento. Ecco, il 2 dicembre invece chi viene arrestato a seguito di... Il 2 dicembre siamo arrestati io, Giulio Crescenze, Bruno Di Ruia, Adriano Tirger e Graziano Gubini di Ordine Nuovo. Quindi erano 4 di Guardia Nazionale e 1 esatto. Di Ordine Nuovo. Ma perché eravate latitanti? Gubini era latitante, Tirger e Di Ruia erano latitanti perché era stato speccato e mandato in cattura contro quelli di avanguardia, quindi sono rifugiati nell'appartamento. Quindi Tirger e Di Ruia erano latitanti di avanguardia, Gubini e Graziano avevano mandato di cattura da Perugia per Ordine Nuovo, per fatti inerenti, diciamo, la fabbricanza dell'Ordine Nuovo, quindi era latitante, quindi erano 3 latitanti. Che lei non era latitante? E Bruno Di Ruia, no, io ero praticamente... Non ero latitante, bevevo urina. E veniva arrestato per quale motivo? Beh, chi per, io? Per favoreggiamento. Per favoreggiamento. Per favoreggiamento. Ah, esatto. E anche detenzione di armi, perché trovarono... No, detenzione di armi, a dire la verità, li trovarono un detonatore a fulminato di mercurio in un cassetto chiuso a chiave. L'accusa infatti poi cadde, perché i carabinieri lo fecero detonare senza avvisare la difesa. Quindi lei fu arrestato per favoreggiamento e rimase in carcere fino al marzo del 76. Sì, da dicembre a marzo del 75 a marzo del 76. Ecco, senta, in quella abitazione di via Sartorio era frequentata anche dall'avvocato Menicacci? L'avvocato Menicacci è stato sempre un amico storico di Stefano. E vi difese anche in quel frangente oppure no? No, Menicacci no. Chi è che prese le vostre difese in quello? Arcangelo e Paolo Vitale, beh, poi a Pio Sartorio intervenne anche l'avvocato Maria, Tita Maria. Menicacci no, però veniva nell'appartamento, vero? Menicacci frequentava l'appartamento di via Sartorio, quello si ricordi? Non se lo ricordo. Stavo lì, ma non è che sapessi che chi praticamente... So che è sempre stato in ottimi rapporti con Stefano, però che fosse intestatario o meno di tale appartamento. Ecco, sa perché le faccio questa domanda? Perché in una lettera che lei scrive a Leda Inelli, adesso gliela trovo, lettera ecco qua. Chi era Leda Minetti, intanto se lo vuole riferire alla corte. Chi era Leda Minetti? Lo dica pure alla corte. Era la compagna di Stefano Trecchia. Ecco, lei scrive il 15 novembre del 1988. Dice questo: per Menicacci ti prego di cercare di toglierlo di mezzo il più diplomaticamente possibile per evitare traumi, ma di toglierlo perché con lui accanto non potranno che esserci problemi per tutti e per tutti coloro che non hanno tradito un'idea. Menicacci perché era questa affermazione? Menicacci era stato uno dei testimoni forniti dal servizio segreto militare, dal generale Giuseppe Santovito, alla magistratura veneziana contro Cicottina e contro di me. Quindi è chiaro che io ho intervito di Stefano Menicacci, un nemico, no? Un delatore. Lo difese Stefano con me. E una volta che Menicacci venne nell'aula della Corte d'Assise, cercò di parlare con me, ma io ovviamente lì. Rifiutai. Ecco perché ne parlo così con le pare scrive da Minetti. Per me un delatore, no? Ecco, senta, le risulta che
diciamo, Menicacci aderì alla, a quel partito a cui ho fatto riferimento prima, di Democrazia Nazionale, quindi si chiamava quello, la scissione da, dall'MSI. Democrazia Nazionale. Esatto, di Mario Tedeschi. Stefano Menicacci stava da quelle parti lì. Stava dalla parte di, sì, esatto, di Mario Tedeschi. Ecco, senta, con riferimento, diciamo, le faccio una domanda che forse è la prima volta che le fanno. Lei ha conosciuto il senatore Mariani? Il senatore Mariani lo ha conosciuto? No. Non l'ha mai conosciuto, non sa. Ecco, l'appartamento di via Sartori era frequentato anche dall'avvocato Minghelli. Sì. Lei l'ha conosciuto, quindi, Minghelli. Ecco, vuole riferire un episodio particolare di cui ha parlato dell'avvocato Minghelli, che le propose alcune iniziative? No, non le propose a me, fu semplice. Stefano Delle Chiaie, approssimandosi il processo di appello per il dirottamento aereo, chiese all'avvocato Minghelli se poteva fare qualcosa. Ma Minghelli era iscritto? Minghelli, ebbene, credendo che il processo d'appello si svolgesse a Udine, sì, e rispose: non c'è problema, ci sono due fratelli dalla nostra loggia, ci basta una telefonata. Ho capito, quindi Minghelli era iscritto alla massoneria? Era il segretario della loggia P2. Quando Delle Chiaie gli disse: no, guarda, mi ha detto Vincenzo che l'appello è a Trieste, non a Udine, Minghelli alzò le spalle e disse: va, mi dispiace, anche lì abbiamo dei fratelli, ma non sono della nostra loggia, e quindi non penso che si possa fare qualcosa. Ma per Udine si poteva fare con una telefonata. Con una telefonata facile, diciamo. Questo è quello che le riferì Delle Chiaie per il suo colloquio con Minghelli. Esatto. E lei in quel periodo aveva in corso il processo d'appello di Rocchi Delle Chiaie? Era prossimo ad arrivare il processo d'appello per il dirottamento aereo. E per quel processo non era detenuto? No, io ero stato assolto, Presidente. In primo grado? In primo grado ero stato assolto. Esatto. Per questo era anche rientrato in Italia e non ero ricercato. In secondo grado sono stato condannato a 11 anni. Ecco, l'appartamento di via Sartori era frequentato anche dall'avvocato Arcangeli. Perfetto. Vuole riferire che occasioni l'ha visto? Se c'è stato qualche scambio particolare? L'ho visto in ufficio, l'ho visto al processo che ci fecero dei difensori per via Sartorio. Lui e Paolo Vitali, diciamo, molto impegnati nella difesa, ma anche, diciamo, erano considerati due militanti attivi delle, non dico di avanguardia, ma dell'ambiente in genere, no? Scusi, ho perso il passo. Chi erano considerati elementi attivi di avanguardia nazionale? Sia Giorgio Arcangeli e Paolo Vitale non erano considerati solo avvocati, erano avvocati, sì, che difendevano, certo, le camerate, ma erano anche persone che venivano considerate come militanti. Bene. Ecco, senta, le volevo chiedere questo. Vi difesero anche Arcangeli prese le difese di Cicuttini nel processo di Peteano. Come? Arcangeli difese Cicuttini in Peteano, per la vicenda di Peteano. No. Te le ricordi? No, lo difese per il dirottamento aereo. Per il dirottamento aereo? Per il dirottamento aereo. Ok. Ecco, senta, siccome siamo in via Sartorio e lei prima ha parlato di Tonley, le vorrei ricordare questa vicenda, che è la vicenda Layton. Adesso lo spieghiamo alla Corte, se siamo stanchi possiamo interrompere. Lei Bernard Layton l'ha mai sentito nominare? Sì. Chi era? Lo spieghi, sì, alla Corte? Era il presidente della Democrazia Cristiana Cilena, venuto le figlie a Roma insieme alla moglie Rita. E fu l'oggetto di un attentato che fu preparato in via Sartorio. Lo so, cioè, bisogna che la Corte conosca queste cose. Allora, questo Layton era un oppositore del regime di Pinochet. Era presidente della Cristiana, era ovviamente un oppositore, e le dirò che quando Stefano tornò in Cile, va bene,
Pinochet lo ricevette, lo abbracciò e gli disse: lastima, este viejo non quiere morir. Peccato, questo vecchio non vuole morire. Questo, perché Benalen era rimasto vivo. Questo lei lo ha sentito, era presente a questo incontro? No, ero presente all'incontro con Stefano Pinochet, me l'ha raccontato Stefano. Questo tentato omicidio, duplice tentato omicidio, fu preparato in via Sartorio, ha detto lei, no? Sì, quella era la base, lì si sono trovati i tolli, si sono trovati con Cutelli, insomma si sono trovati le persone che poi hanno operato. Ecco, perché le risulti, ci fu un'operazione di depistaggio per questo attentato omicidio? Cioè indirizzare le indagini su un certo gruppo e invece... Quella fu un'operazione concordata fra la Dina e il Sindaco. E cioè la riferisca e poi ci dica no, perché. Ho saputo dopo che c'era. Cosa ha saputo dopo? L'attentato quando fu fatto? L'attentato quando fu fatto? L'attentato venne fatto nell'ottobre del 75. Esattamente. E consistette? Nel 75. In cosa consistette? Spararono la testa di Bernardo e della moglie, però rimasero vive entrambe. Mentre camminavano. Per favore risponda nel microfono. Grazie. Grazie. Sì. Come fu fatto? Gli spararono mentre erano per strada, in macchina? Per strada, gli spararono la testa e sopravvissero. Chi sparò? Non mi ricordo se bene, chi materialmente, credo con Cutelli che sia stato materialmente l'autore. Credo che l'abbia anche detto con Cutelli. Comunque, fecero questa operazione e solo dopo io venne a sapere che il SID stava cercando di attribuirla a un movimento di sinistra, alla schierda rivoluzionaria, qualcosa del genere. Evidentemente l'ha concordato con il SID, il piano. Perché dice questo? In base a che cosa dice questo? Racconti come, diciamo, lei arriva alla conclusione che c'era stato questo depistaggio del SID. Arrivare alla conclusione che il SID ovviamente collaborava con la Dina. Bene, ma c'è un episodio particolare, eh? C'è un episodio particolare che me la ricordi, guarda, in questo momento sarà anche per la stanchezza, perché sei stanco, ricorda che da stamattina, certo, che io e gli agenti li avvicino. Allora le dico quello che diciamo risulta: qualche giorno dopo erano state rinvenute o fatte rivenire a Roma alcune armi in un appartamento in zona Portuense e all'interno di una roulotte vari documenti, tra cui uno che rivendicava l'attentato ad Eton, materiale tutto attribuito ai NAP, ai Nuclei Armati Proletari. È proprio il rinvenimento di questo biglietto che a lei fa scattare la preparazione all'interno di via Sartorio, perché quel biglietto era stato sequestrato in via Sartorio e c'era la mappa di dove c'era questa roulotte, dove furono fatte rinvenire delle armi falsamente attribuite nella disponibilità dei NAP. Sì, ora mi ricordo. Ricorda? Ecco, adesso che gliel'ho letto vuole conferma questo episodio. Sì, lo confermo. Lo confermo. Che ci fu un depistaggio verso i NAP, ma in realtà il tentato omicidio dell'oppositore cileno era stato ideato all'interno di via Sartorio. Fu un favore fatto a Pinochet. Bene. Io immagino sia ancora lungo questo interrogatorio. Abbastanza. Se volete, se volete ci fermiamo, lo proseguiamo, lo possiamo. No, devo dire che sono stanco anch'io, Presidente, perché è veramente complicato. Ci fa la cortesia di tornare. Sinceramente, in tutta sincerità, ero venuto in quest'aula un po' con la cattiva intenzione di non rispondere, ma non nei vostri confronti, o nei confronti di suoi o della Corte, Presidente. E che siamo da stamattina, e dico a parola plurale perché ovviamente ci sono anche gli agenti che mi scortano, ad stamattina che siamo in giro. Noi non è che possiamo probabilmente nella programmazione abbiamo sbagliato direi che se noi lei ci fa la cortesia, visto che è stato così gentile finora, di tornare. Presidente, scusa, non è possibile, perché ormai dopo tanti anni che sono in carcere non è che sia molto informato, ma la videoconferenza non è possibile. Fare la videoconferenza da opera, che so Vinci Guerra deve avere pazienza, purtroppo no, perché lei è testa. Sono dottor Candy, Vinci Guerra. Come?
Sono io che le sto parlando, sto dicendo che se non erro, no, perché lei è teste e non è imputato. Se fosse imputato poi potremmo sentirla anche per videoconferenza. Purtroppo dobbiamo scomodarla e farla venire qua. Sentiamo subito, non la facciamo aspettare. Tenete, va bene? Tenete prefetto, tenga prefetta, prefetta. Che purtroppo gli anni sono passati anche per me, oggi ho 72 anni. Dopo quasi 42 anni in carcere, non è che il fisico sia il migliore. Capisco. E oltretutto la stanchezza comporta anche perdita di lucidità, perdita di memoria. Quando rispondo alle domande vorrei essere del pieno. Allora lucidità. Noi fissiamo alle 9, alle 10 del mattino. Quando? Le lasciamo qualche giorno di riposo, una settimana? Va bene. Che dite? Certamente. No, ma si può fare, sì, va bene. Modo che lei, perché ora ritorna, si riposa qualche giorno e poi riparte. No, qualche giorno e si può, va bene. Va. Benissimo. Sì, grazie. Allora, mi piace che abbia atteso. Ma, sì, lì abbiamo commesso noi un po' un errore di programmazione, però, perché lei viene da lontano, doveva essere, probabilmente doveva essere, ripeto, sentito non è, subito. Non è un fattore. Siamo arrivati, guardi, Vinci, lei ha raccontato tante cose interessanti, siamo arrivati sul più bello, adesso non ci privi del resto, della conclusione. Chiedo scusa Presidente, l'errore è stato nel considerare già subito che l'esame del test Vinci Guerra avrebbe avuto uno svolgimento di almeno due udienze e quindi avevamo fissato un inizio pomeridiano per poi rinviarlo, non sapevamo di questo disagio perché altrimenti ne avremmo tenuto conto, quindi noi davamo per scontato che un esame non semplice, non limitato a un'udienza, solo che non abbiamo tenuto conto di questo particolare, ci scusiamo di questo. No, ma si può fare anche per qualche giorno. Certamente, sì. Certamente. Allora, un giorno, un'udienza in cui riusciamo a riservarla a lui e a poco altro, insomma, comunque Vinci Guerra alle 9:30-10 partiamo con lui. Ho l'idea perché dobbiamo fare i conti anche con quelli che abbiamo già citato, con il programma che abbiamo fatto mi sembra per il 9 giugno. Sì, c'è già il professor Giannulli e forse si dovrebbe 9 giugno è venerdì, quindi ci potrebbe essere il mercoledì successivo. Ecco, forse il mercoledì successivo potremmo fare. 14. Perché noi abbiamo il 4, l'abbiamo già coperto il 4 giugno.